Allora, intanto, vabbè, ci ritroviamo di nuovo anche questo pomeriggio. In realtà questo, come vi ho anticipato, sarà effettivamente l'ultimo incontro perché Franzini domani purtroppo non potrà essere con noi, però appunto, come vi ho anticipato, insomma, in realtà domani pomeriggio pensavamo io e Amalia di fare un po' delle conclusioni, insomma, allungate, provando a rimettere un po' a fuoco alcuni dei nodi teorici che si sono presentati in questi giorni, soprattutto insomma, fare una cosa molto seminariale, insomma, cercare di insomma, partecipare un po' tutti a insomma, questa discussione qua, anche magari punti che sono rimasti in sospeso, punti che insomma, vi interesserebbe provare ad approfondire insieme, insomma, se ci sono. Diciamo, quindi faremo questa cosa domani, se per voi va bene. E poi appunto ringraziamo il professor Patella che quindi a questo punto farà l'ultimo intervento, chiuderà queste giornate e appunto ci parlerà appunto di vico tra storia, estetica e retorica appunto e quindi di nuovo incrocio dei saperi come ormai insomma questi giorni ci hanno abituato a fare. E insomma, vi presento subito insomma, il professor Patella, che è appunto professore di estetica all'Università di Roma Tor Vergata, e i suoi principali insomma, interessi di ricerca appunto, vertono intorno all'estetica moderna e contemporanea, con una particolare attenzione appunto, al tema che ci porterà anche oggi, che è l'indagine delle relazioni tra il barocco filosofico e l'opera di Vico, ma anche appunto tra l'opera di Vico e in qualche modo insomma, la domanda sul postmoderno mi sembra che sia abbastanza centrale. Infatti, tra le sue pubblicazioni, insomma, cito quella del 2022, cioè Ingegno Vico, Saggi Estetici, poi precedentemente 2005, Giambattista Vico tra barocco e postmoderno. E del 95, Senso, Corpo, Poesia, Giambattista Vico e l'origine dell'estetica moderna. Quindi darei subito la parola al professore, che ringrazio di nuovo per essere qui. Grazie, forse devo avvicinare Sì, anche certo. questo. Grazie. Allora, dunque sì, il tema è questo del rapporto tra la filosofia e la retorica nel pensiero di Vico, una questione, appunto un tema che per molti anni insomma, è stato un pochino messo da parte, abbandonato all'interno della storiografia vichiana. Anche se poi in realtà appunto esiste tutta una tradizione di studi che ha perseguito, che ha continuato insomma, su questo filone, quindi ha evidenziato appunto un motivo del pensiero vichiano che ormai non si può più abbandonare, trascurare. In realtà appunto c'è sempre la tendenza a mettere da parte un pochino questo tema retorico, il pensiero vichiano, e la cosa è paradossale perché Vico di fatto poi ha un rapporto molto stretto con la retorica, perché è la disciplina che Vico ha insegnato all'università per tutta la vita, sostanzialmente. Quindi è un rapporto molto stretto, un rapporto personale, quindi c'è un primo motivo biografico di vicinanza con la retorica e Vico legato a questo fatto biografico. No, sapete tutti, appunto, Vico dapprima appunto fa il precettore in una famiglia, nasce in una, vabbè, non vi dico la vita, due battute, però ve le dico, perché naturalmente nasce una modestissima famiglia di un libraio napoletano, poi va a fare il precettore in una famiglia ricca di un marchese a Vatolla nel Cilento, qua vicino, un posto bellissimo, tra l'altro adesso, forse ai tempi non era così piacevole. Poi torna a Napoli e partecipa a questo concorso per la cattedra di retorica. Lo vince suo malgrado, insomma, lo fa perché è il primo lavoro serio che trova, sinceramente. Però poi vorrebbe considerare questo posto come un trampolino di lancio per approdare invece alla cattedra più importante, anche meglio pagata, la cattedra di giurisprudenza, e questa però invece a questa cattedra non arriverà mai perché sarà sempre bocciato, e quindi resterà per sempre professore di retorica, fino alla fine dei suoi anni, fino agli ultimi anni, quindi continuerà a insegnare questa disciplina. E allora, infatti, a questa che lui chiamava questa difficilissima arte del dire, che Vico tenne praticamente dal 1699 fino agli ultimi anni della sua vita,
dobbiamo per esempio appunto un testo fondamentale che è le cosiddette istituzioni oratorie, che è appunto il suo manuale di retorica, diciamo così, il testo fondamentale su cui lui si esercitava, su cui faceva studiare anche i suoi studenti. Questo testo appunto è stato pubblicato in versione italiana diverse volte, da prima nel 1844, e poi in una che riprendeva un'edizione latina del testo originale di Vigo del 1711, quindi ancora una fase così giovanile, diciamo così. Però ecco, questo testo non ha mai rappresentato un volume particolare, appunto degno di attenzione da parte della critica all'interno dell'architettura generale del suo pensiero, perché è sempre stato giudicato come una fatica scolastica in genere, insomma come un manuale, diciamo, una fatica meramente scolastica, e qualcuno diceva un arido e sterile lavoro compilatorio. Ecco, e questo giudizio è stato espresso in modo particolare dai neodealisti italiani, dal neodealismo italiano, in particolare appunto da Croce e soprattutto dal suo sodale Nicolini, Fausto Nicolini, che è il grande critico editore, il primo grande critico editore appunto delle opere di Vico insieme a Croce. E loro due avevano collocato, in modo particolare Nicolini, aveva collocato al 1718 questo testo, questo manoscritto vichiano, e quindi il testo lo avrebbe relegato in una fase piuttosto ancora giovanile, diciamo così, anche se in realtà Vico non era più giovanissimo, però nella sua produzione non era ancora così ampiamente sviluppata la tematica della retorica. In realtà però poi si è scoperto qualche anno fa, in realtà qualche decennio fa, che invece esistevano altri testi, altre edizioni di questo libro, e in modo particolare una risalente al 1741 addirittura, quindi pochi anni prima quasi della morte, quasi a ridosso dell'ultima versione della Scienza Nuova, che è del 44. Ecco, questo testo era rimasto appunto sconosciuto, inedito per moltissimi anni, ed è stato appunto ripubblicato, tradotto dal latino, da uno studioso di filosofia del diritto che si chiamava Giuliano Crifò, e quindi questo testo, appunto, secondo Crifò, il curatore, appunto, avendo riscoperto questo testo, ci si accorge che in realtà Vico ha maneggiato questo testo fino agli ultimi anni della sua vita, e quindi in qualche maniera l'ha messo anche in connessione col resto delle sue opere, col resto della sua produzione, quindi non poteva essere più considerato un lavoro meramente compilatorio. E questo appunto è importante per almeno una duplice serie di ragioni. La prima ragione appunto è perché appunto questa scoperta mette all'attenzione degli studiosi una parte ampia, notevole appunto, degli studi retorici vichiani, a cui Vico ha atteso fino alla fine dei suoi giorni, possiamo dire. La seconda ragione è perché appunto mette in evidenza anche la continuità, possiamo dire, no? La coerenza addirittura di un pensiero retorico vichiano che era stato fino a qui sottovalutato in qualche maniera. Inoltre, se da una parte queste le istituzioni oratorie consentono di risalire alle fonti del pensiero retorico vichiano, appunto, di scoprire le figure fondamentali, gli autori di riferimento, che sono naturalmente i classici della disciplina, cioè appunto Aristotele, Quintiliano, Cicerone, quantomeno questi, quelli più espliciti, dall'altra questo testo appunto fornisce anche una presentazione molto chiara, esplicita, di quelli che erano appunto i modelli espositivi, le figure retoriche e gli stili argomentativi che lui utilizzava nella produzione delle sue opere, nella produzione dei suoi lavori. Allora, a questo punto ci dobbiamo chiedere appunto qual è il ruolo esatto, la posizione che questo testo occupa all'interno della produzione filosofica vichiana in generale, e quale significato la retorica, possiamo dire, occupa all'interno del pensiero vichiano. Cominciamo però nel vedere da che cosa a cosa era dovuto appunto questo giudizio sostanzialmente negativo nei confronti di quest'opera e di questo aspetto del pensiero vichiano, formulato appunto ai primi del Novecento da parte di Nicolini in modo particolare. E questo pregiudizio in realtà appunto non è relegato soltanto al momento storico in cui è stato formulato, è un giudizio che ha pesato per molti decenni nell'interpretazione del pensiero vichiano, insomma, no? E quindi ha impedito una valutazione più obiettiva, diciamo così, di questo aspetto del pensiero vichiano, che invece va rimesso al centro dell'attenzione.
Il giudizio critico appunto espresso da Nicolini era legato al fatto che secondo lui appunto il testo sarebbe completamente estraneo al suo pensiero e di nessuna importanza scientifica, diceva lui, perché si basa appunto sulla convinzione che esisterebbe una contraddizione insanabile tra l'insegnamento retorico di Vico e la dottrina dei tropi presente nel suo capolavoro finale, che è La scienza nuova, appunto. Dice, una tale contraddizione, diceva Nicolini, a tal punto che quando lo stesso Vico, nei suoi ultimi anni, cercò di conciliare il suo vecchio manuale con La scienza nuova, fu costretto ad eliminare circa la metà dei paragrafi del manuale, ed in particolare proprio quelli riguardanti i tropi e le figure di parola e di pensiero. Questo non è del tutto vero, naturalmente, come poi vedremo, però tanto bastava appunto per inficiare, insomma, la validità e l'importanza di questo testo. Secondo lui Nicolini, dunque, appunto, che in realtà appunto si riferisce ad una versione dell'Istituciones che era legata appunto agli anni giovanili ancora, dice, secondo Nicolini appunto, il cambiamento avvenuto nel pensiero di Vico riguardante il significato da attribuire ai tropi, fatto risalire al 1721, non avrebbe consentito di conservare i concetti fondamentali della retorica tradizionale sui tropi e sulle figure. Di qui, dice Nicolini, l'assenza di tutta questa parte nella versione ufficiale, nella versione finale, quella loro conosciuta, delle istituzioni stesse. In realtà, appunto, il curatore di questa nuova edizione, appunto Giuliano Grifò, si è preoccupato proprio di smantellare minuziosamente proprio questa impostazione, diciamo così, e ha presentato tutta una serie di argomentazioni, anche minuziosa, insomma, dettagliata e anche valida sostanzialmente, dimostrando proprio che, appunto, non solo ha dimostrato la persistenza delle convinzioni retoriche vichiane fino all'ultima scienza nuova, quindi la coerenza di questo testo con tutto il pensiero vichiano anche successivo, ma appunto proprio l'intrecciarsi continuo, il richiamo continuo tra questo testo e tutte le altre opere vichiane. Inoltre appunto dobbiamo rilevare che è evidente appunto che questa critica del Nicolini si inserisce all'interno di un più generale contesto della filosofia italiana del primo Novecento, che è appunto influenzata molto appunto dal neoidealismo e in generale in modo particolare da Croce e dal suo sistema appunto, che è espresso anche nel suo testo di estetica, l'estetica appunto come scienza dell'espressione linguistica generale, dove alla retorica non viene data nessuna importanza, la retorica non è degna di essere considerata una scienza, non ha nessuna legittimazione scientifica la retorica da rivendicare, e quindi appunto questo testo andava espunto sostanzialmente. In realtà appunto, come non manca di sottolineare il curatore di questa nuova edizione, Grifò, dobbiamo ammettere che in seguito ai numerosi studi compiuti soprattutto negli ultimi decenni, in merito non soltanto all'opera maggiore di Vico, ma a tutti gli altri aspetti considerati secondari del suo pensiero, la situazione della critica è cambiata notevolmente. E il rinnovato interesse con cui si è affrontato il complesso retorico vichiano, attraverso il contributo di diversi campi disciplinari, dalla linguistica all'epistemologia, dalla filologia all'estetica, dalla glottologia alla teoria dell'argomentazione e così via, ecco, tutti questi insiemi di testi, appunto, di lavori, testimoniano l'importanza di questi contributi teorici che erano stati a loro volta appunto già avanzati per certi versi da alcuni autori fondamentali della critica vichiana, insomma a partire da per esempio da Momigliano, da Pagliaro, da Berlin, da Tagliacozzo, Perelman, Giuliani, Fubini, Grassi, De Mauro, Battistini, Muni, Veren, Papini, insomma Lollini, insomma elenco alcuni che nonostante appunto questa cappa del neodialismo italiano sulla filosofia sull'interpretazione del pensiero vichiano, questi autori hanno mantenuto appunto un certo interesse nei confronti della retorica vichiana, del pensiero retorico vichiano, e quindi hanno sottolineato la crescente consapevolezza critica nei riguardi appunto di un aspetto che ormai non è più trascurabile del pensiero vichiano, insomma. Il curatore Grifò insiste molto e
sicuramente ha ragione, sull'esigenza di collocare, di ricollocare l'opera retorica di Chiana all'interno del suo pensiero, anche se questo appunto non significa che nelle istituzioni oratorie troviamo quelle che sono le ragioni di fondo di tutta l'impalcatura metafisica o antropologica vichiana, insomma. Quello che possiamo ritrovare però sicuramente sono le ragioni di logica e di cultura, l'impostazione culturale di fondo di Vico la ritroviamo espressa perfettamente anche in questo sterile manuale, diciamo così, insomma. Quello che sicuramente che possiamo trovare in questo testo è la costante preoccupazione, quasi un assillo del pensiero di Vico, che è quello di contrastare la contrapposizione tradizionale, canonica, tipica dell'epoca moderna, tra la sensibilità e l'intelletto, tra la mente e il cuore, come dice Vico. O meglio, per dirla con le sue stesse parole, tra la lingua e il cuore. Una dissociazione questa, appunto, tra la mente e il cuore, la sensibilità e l'intelletto, che era stata appunto portata avanti appunto da Cartesio, no? A cui invece appunto il pensatore napoletano, Vico, rivolge l'accusa di voler geometrizzare l'esperienza umana. Scrive infatti Vico. Volta fa così, prima va e poi non vuole. Forse perché si blocca magari. Ecco, scrive infatti Vico proprio qui nel manuale di retorica, nell'istituzione oratoria, ecco, l'applicazione del metodo geometrico, quindi quello cartesiano, nel discorso civile equivale infatti ad eliminare dalla realtà umana gli impulsi, l'azzardo, l'occasione, la fortuna, non ammettere niente di acuto e sottile nel discorso e indicare solo quello che ci sta proprio davanti. Dar da mangiare agli ascoltatori, come ad alunni, solo pane già masticato. Ecco, in quest'opera allora appare inoltre essenziale a Vico sottolineare la strettissima connessione di retorica e filosofia sostenuta fin dalle orazioni inaugurali e soprattutto da quella delle, tra le più importanti delle cosiddette orazioni inaugurali, che è il De Nostri Temporis Studiorum Orazione del 1708. Qui il primato della sola facoltà dell'intelletto, avanzato dal cartesianismo, che ha corrotto la retorica, dice Vico, perché ha reso la filosofia secca e arida, scrive Vico appunto, viene così superato in nome di una contestualità organica delle facoltà umane, che prepara la ricomposizione del dissidio tra retorica e filosofia, essendo queste due discipline, secondo Vico, originariamente congiunte. Infatti, ancora qui nell'istituzione, si scrive: nella migliore età della filosofia greca mancava un termine per designare lo specialista di retorica, dato che la retorica si apprendeva con la stessa filosofia. Questa, infatti, forma la mente umana con le vere virtù dell'animo e, meglio ancora, insegna a pensare, a fare, a dire cose vere e degne. Ma quando avvenne la separazione dello studio della filosofia da quello dell'eloquenza, al quale era naturalmente congiunto, ed ebbe inizio il dissidio tra lingua e cuore, i maestri di questa arte, assolutamente sprovvisti di filosofia e vani parolai, si appropriarono del nome di sofisti, vale a dire del nome più antico dei filosofi. E altrove, sempre in questo testo, Vico esclama lapidariamente: la filosofia è lo strumento che più serve alla retorica. Quindi, insomma, più chiaro di così. Quindi la retorica non è affatto estranea alla filosofia per Vico, piuttosto appunto ne fa parte, no? Perché la retorica è l'arte di, possiamo dire, di persuadere proponendo argomenti validi. Allora da questo punto di vista la retorica è veicolo di verità, in qualche maniera, no? Di una verità però che vive nel discorso e nel linguaggio, nel dialogo tra interlocutori, che quindi anche ha bisogno del consenso, dell'argomentazione di coloro a cui si rivolge. E infatti allora, leggendo questo testo delle istituzioni oratorie, è infatti possibile individuare anche come una sorta di comunità linguistica, per certi versi, con una sua fisionomia e con le proprie regole, a cui Vico sembra rivolgersi con quest'opera, che lascia intravedere anche l'orizzonte di una comunità più ampia, una comunità civile, possiamo dire. E di qui, come è stato sottolineato da molti critici, anche le implicazioni, possiamo dire, di tipo politico e sociale del discorso vichiano, proprio per questo suo rivolgersi sempre ad una comunità, no? Ad un uditorio più ampio. E quindi anche in questa prospettiva viene confermata quella continuità di problematiche, di aperture tematiche con l'intera opera
del filosofo napoletano, appunto. In definitiva, dunque, se da una parte le istituciones vanno considerate come uno dei materiali fondamentali con cui è stato costruito il capolavoro vichiano, la scienza nuova, appunto, e non come un'arida e fatica sterile, una sterile fatica compilatoria, dall'altro sottolineano proprio la intrinseca connessione tra insegnamento retorico e orizzonte complessivo del pensiero vichiano. Detto questo, ora veniamo alla questione della retorica attraverso il tema centrale della metafora, no? La figura principale di questa disciplina. Qual è il ruolo, appunto, della metafora nel pensiero di Vico? No? Quale, in generale, tipo di concezione filosofica o visione del sapere è implicita in questa dottrina vichiana? Che tipo di pensiero è sotteso a questa impostazione? E che relazione c'è tra questa impostazione della retorica vichiana e della metafora col barocco, con la dimensione col tema del barocco? Ecco, sono queste ora le domande a cui cercherò di rispondere. Anzitutto dobbiamo dire che, estranea ad una considerazione meramente stilistico-formale, che inquadra la metafora come una semplice figura propria del discorso retorico, come un ornatus, Vico fa della sua matura dottrina della metafora una delle cifre più suggestive e profonde di tutto il suo pensiero. Infatti, nella Scienza Nuova del 44, che è il suo grande capolavoro, Vico scrive: la metafora... quest'altro qui forse. Diceva, appunto, nella Scienza Nuova del 44, Vico scrive che la metafora viene sinteticamente definita con tre aggettivi: luminosa, necessaria, spessa. Questi sono i tre aggettivi che riferisce proprio alla metafora. Appunto, termini che ci introducono immediatamente in un contesto riflessivo che non può essere superficialmente classificato come analitico-razionale, pensiamo appunto alle idee chiare e distinte di cartesiana memoria, ma ci introducono in un altro tipo di prospettiva, naturalmente. Ecco, a questo proposito, di questi tre aggettivi, per definire la metafora, c'è una citazione, appunto, come rileva uno studioso, un filosofo italiano scomparso qualche tempo fa, che ha dedicato, appunto, Armando Rigobello, che ha dedicato un testo alla metafora di Vico, dice come questi tre aggettivi riferiti alla metafora hanno uno spessore semantico molto particolare, dice lui, dice, appunto, e analizza nel dettaglio questi tre aggettivi. Dice: luminosa qui non significa certamente chiara, di quella chiarezza che cartesianamente si unisce alla distinzione. Luminosa qui rinvia ad una fonte di improvvisa comprensione, indica una guida percorsa da vivida luce, investita da una dinamica espressiva. Si riferisce ad una turgida luminosità che si sviluppa d'impeto. Necessaria, dal canto suo, non costituisce una connotazione del pensiero logico che riconosce un nesso, ma denota uno status ontologico, un modo di essere che precede il riconoscimento. In quanto poi all'aggettivo spessa, è già di per sé stesso una piccola metafora, indica una densità di significato non riconducibile alla precisione del definire. Ecco, questa è la citazione, appunto, da Rigobello. Ecco, da queste parole emerge in maniera quanto mai efficace come questi tre aggettivi definiscano, forse meglio di tante altre spiegazioni, il carattere originario, sorgivo della metafora, e indicano la natura spontaneamente poetica del pensiero che le è sotteso. Se è vero, come infatti Vico sostiene, che la poesia è guisa primordiale della nostra mente, e cioè è un modo originario e più proprio di conoscere, essa trova nella metafora la forma espressiva più adeguata a manifestare questo suo carattere primordiale. Se la poeticità originaria della nostra mente fa sì che la sapienza sia propriamente una sapienza poetica,
perché tale, cioè poetica, è la sapienza più propria della mente umana, allo stesso modo la metaforicità originaria del linguaggio fa sì che ogni primordiale significare abbia nella metafora il proprio centro semantico. Si potrebbe dire, quindi, che per Vico pensare in forma propria, pensare in senso autentico, significa pensare poeticamente e metaforicamente per necessità, cioè secondo il modo spontaneamente poetico della nostra mente e il carattere naturalmente metaforico del nostro linguaggio. La metafora diviene perciò la prima necessaria premessa di ogni pensare, a partire da quello che Vico chiama l'avvertire perturbato e commosso dei primi uomini, fino a riflettere con mente pura dell'umanità successiva. Questa concezione della metafora, espressione originaria della mente poetica primordiale e non frutto di sofisticata riflessione retorica, va inoltre connessa con quella dottrina vichiana dell'ingegno, di ispirazione barocca, per la quale la metafora sarebbe propriamente l'espressione degli immediati vincoli di senso, individuati proprio dalla facoltà dell'ingegno, tra elementi e cose spesso tra loro distanti e remoti. La metafora verrebbe altresì ad essere la reale manifestazione espressiva di quell'attività della nostra mente di stabilire delle connessioni, di cogliere il simile ed esprimere il nuovo che è in noi del tutto spontaneo e naturale e che per definizione coincide con l'ingegno. Tutto questo, se da un lato esplicita il legame della riflessione vichiana con la problematica barocca dell'ingegno, rendendo evidente la movenza barocca del pensiero vichiano, dall'altro lato dà a questa riflessione un significato gnoseologico proprio, tale che la metafora diviene la cifra emblematica di un nuovo modo di conoscere e di pensare e non uno strumento, sia pure essenziale, del discorso retorico. Infatti, rispetto alla maggior parte delle dottrine barocche, in cui la metafora è uno strumento dell'ingegno come modo di procedere dell'intelletto che poi ha esito in un discorso, e in un discorso che segue quello proprio, che viene dopo, che non è reperibile se non nello scarto da una norma e da un uso, che è quello proprio del discorso proprio, la dottrina vichiana si colloca su un piano completamente diverso. In essa la metafora è sì prodotto dell'ingegno e della mente ingegnosa e appartiene pure all'ambito poetico del discorso, ma quest'ultimo non si crea nello scarto da un impiego del linguaggio proprio, ma il linguaggio proprio è esso stesso, sicché si può dire che la parola metaforica è parola primaria, espressione propria ed originaria, e non ornamento, decorazione verbale o un abbellimento esteriore. In questo senso la metafora non rappresenta un che di secondario ed accessorio, una sorta di bella veste che guarnisce le relazioni tra le cose che sono già in anticipo conosciute da un pensiero logico deduttivo. E invece attraverso la facoltà dell'ingegno, attraverso la nostra capacità di rinvenire sempre nuovi legami tra i dati della realtà e di produrre metafore adatti ad esprimerli, che riusciamo a stabilire quelle originarie primordiali connessioni che danno alla nostra mente la capacità stessa di pensare e di pensare quindi anche in termini razionali. La metafora, in sintesi, sottende un pensare ingegnoso che si manifesta nella naturale capacità della nostra mente di cogliere dei nessi significativi tra le cose in grado di dare senso a ciò che ci sta di fronte, alle cose stesse. La metafora, scrive infatti Vico, viene vieppiù lodata quando alle cose insensate ella dà senso e passione. Viene lodata quando alle cose dà senso e passione, il che corrisponde precisamente, come si legge nella dignità 37esima della Scienza Nuova, al più sublime lavoro della poesia, che consiste proprio nel dare senso e passione a cose insensate. Ed è per questo che la metafora allora viene ad essere anche una piccola favoletta, dice Vico, una piccola favola, nel senso che è come un piccolo mito, una piccola leggenda, come la poesia che rinviene e stabilisce un ordine laddove questo non c'è. Dona senso a fenomeni sconnessi e irrelati e riesce ad esprimere in forma immediata ciò che sarebbe indicibile altrimenti. Quindi possiamo dire che in linea con tutta la trattatistica retorica barocca, Vico mantiene il carattere privilegiato della metafora, ne evidenzia l'aspetto sia economico che piacevole, no? Vale a dire appunto il conoscere rapidamente, senza fatica e piacevole, dilettoso che la metafora consente, che del resto sono questi aspetti che erano già stati individuati da Aristotele
e innalzati proprio da tutta la trattatistica retorica del barocco, dai vari Tesauro, Sforza Pallavicino, Peregrini, Graziano, sono tutti punti teorici che Vico conosce bene. Inoltre Vico, rispetto a questa tradizione, ne sottolinea anche, appunto, rispetto alla metafora, la peculiare centralità semantica. Però, nella dottrina vichiana della metafora, non è in gioco semplicemente un discorso di ordine retorico-linguistico, ma più ampiamente un discorso di ordine gnoseologico e filosofico, poiché essa viene posta a fondamento di un modo di conoscere e un modo di pensare che trova nella poesia il proprio nucleo essenziale. Come Vico la comprende, la metafora non è più solo una categoria descrittiva, ma un principio strutturale del linguaggio e ancor più del pensiero. Egli infatti lega la retorica al linguaggio poetico originario, quel linguaggio di cui la metafora è per definizione l'essenza, facendo così della metafora stessa quell'attività primordiale che nella parola poetica dice l'origine della civiltà e del pensiero. E allora è necessario rilevare che alla comprensione della dottrina vichiana della metafora, ma non solo di questa, risulta quanto mai utile l'avvicinamento al quadro dell'universo culturale del barocco, no? Esiste appunto una precisa linea interpretativa che vede come essenziale il rapporto di Vico con il barocco, no? Un rapporto appunto molto importante che anch'io nei miei studi ho indagato e che ho seguito. Insomma, io credo che l'accostamento Vico al barocco sia essenziale, sia fondamentale, pur con questi distinguo che ho cercato appunto di dire brevemente prima. Ecco. E poi soprattutto però considerato che però il barocco non può più essere inteso secondo quel diffuso pregiudizio di lontana origine crociana che vedeva nel barocco solo una sorta di decadenza, come un cattivo gusto o addirittura una perversione artistica. Né però il barocco visto sotto l'aspetto intellettualistico, ma invece per quella sua peculiare riscoperta del senso, della fantasia e dell'ingegno come facoltà conoscitive primarie ed essenziali. Ecco, questo è il barocco che secondo me va messo al centro del discorso vichiano, questa riscoperta dell'ingegno e della fantasia come facoltà primordiali e originarie della conoscenza. D'altra parte, appunto, la stessa retorica, quella difficilissima arte del dire, che Vico, appunto, come abbiamo detto, ha insegnato per oltre 40 anni, non viene mai considerata nel suo pensiero in funzione puramente decorativa, esornativa, anzi, la vede sempre collegata, appunto, in relazione alla filosofia, al pensiero, no? Quindi dotata anche di una sua propria autonomia, possiamo dire. E questa strettissima connessione di retorica e filosofia viene da Vico sostenuta in realtà fin dalle opere giovanili, fin dalle orazioni inaugurali e continuamente fino anche a tutti gli ultimi discorsi pubblici vichiani, in modo particolare anche all'ultimo, a quello che risale al 1737, e un testo che è conosciuto con il titolo di Le Accademie e rapporti tra la filosofia e l'eloquenza, in cui appunto Vico ribadisce proprio la sua convinzione dell'unione di sapienza ed eloquenza proprio, no? Perché dice non vi è eloquenza senza verità e dignità delle quali due parti componisi la sapienza. No, questo non è. No, va bene. Inoltre scrive in questo testo, se quel violento divorzio tra la lingua e il cuore che è avvenuto nell'antichità per mano di sofisti, oggi, continua Vico, si ripete per mano della cartesiana filosofia, che avanzando il primato della sola facoltà dell'intelletto, corrompe la retorica e rende la filosofia secca e arida. Così, di fronte alla tendenza alla filosofia moderna ad inaridirsi, appoggiarsi sempre più sulla netta contrapposizione tra sensibilità e ragione, a chiudersi via via in se stessa a causa della sua separazione dall'eloquenza e dal senso comune, Vico invece si preoccupa di ricomporre queste dissociazioni in nome di una contestualità organica delle facoltà umane e affermando quello che definisce lo naturale legame di retorica e filosofia, di sapienza ed eloquenza. Perché conclude, l'eloquenza non è altro che la sapienza che parla, appunto. Sotto questo profilo generale, la retorica allora, appunto, non è estranea alla filosofia, ma piuttosto ne fa parte, perché la retorica è forma propria di pensiero ed è, appunto, veicolo di verità, come dicevo prima, no? Però una verità che vive nel discorso e nel linguaggio. Un linguaggio, però, che è originariamente metaforico, appunto, perché il parlare figurato rappresenta, secondo Vico, la forma più propria del discorso umano ed il pensare retorico ingegnoso, la prima e più immediata manifestazione
dell'umano pensare. Nella fase fiera e generosa della migliore poesia, come il linguaggio è naturalmente costituito da luminose, necessarie e spesse metafore, che esprimono in essi ingegnosi del reale e l'essenza profonda della realtà stessa, così il pensiero, che accoglie le forme immediate del sentire e del significare per metafore, immagini universali fantastici, si dà come spontaneamente retorico e ingegnoso. Ora, non è certo un caso che, elaborando questa complessiva lezione wikiana, nei suoi studi Ernesto Grassi, nella sua prospettiva di pensiero, ha potuto parlare, per esempio, di una preminenza del linguaggio poetico e metaforico e di un'unione originaria di retorica e filosofia. La metafora, sintetizza Grassi in maniera molto efficace, dice, sta alla radice della nostra conoscenza, in cui la retorica e la filosofia raggiungono la loro unità originaria. Noi perciò non possiamo parlare di retorica e di filosofia, ma ogni filosofia originale è retorica e ogni vera e non estrinseca retorica è filosofia. Così scriveva Grassi. Grassi intende in questo modo rovesciare la tradizionale supremazia della ragione filosofica su quella retorica e proprio sulla scorta del pensiero wikiano rivendicare tutti i diritti della retorica attribuendole piena dignità filosofica. A questo proposito, infatti, nei suoi scritti wikiani, Grassi ha messo bene in evidenza come il sistema critico-deduttivo deve riconoscere la propria dipendenza proprio dall'invenzio della retorica, appunto, in quanto per la sua stessa funzione il discorso critico-deduttivo presuppone un conoscere che, ponendo le premesse da cui muovere, costituisca rispetto ad esso un priusologico. D'altra parte, come ribadisce ripetutamente Vico in tutto il corso del suo pensiero, e poi scrive chiaramente nel paragrafo 498 della Scienza Nuova, prima è il ritrovare e poi il giudicare. E poiché il ritrovare è proprietà dell'ingegno, occorre ammettere il primato, possiamo dire, ontocronologico dell'ingenium sulla ratio, vale a dire della retorica sulla logica, e in definitiva quindi, nel linguaggio wikiano del derazione, della topica sulla critica. Viene così ad essere affermata la priorità di un pensiero metaforico ingegnoso e di un metodo topico che fanno del movimento inventivo poietico la propria forza. La dottrina wikiana della metafora non può dunque essere allontanata da questo contesto significativo, ma va precisamente collocata sullo sfondo della contrapposizione tra il conoscere topico ingegnoso e il conoscere critico razionale. E non c'è dubbio che Vico pensi alla metafora come all'elemento essenziale del primo tipo di conoscere, quello per il quale l'eloquenza è sapienza, la retorica è filosofia, cioè forma propria, necessaria ed autonoma del conoscere. Quindi, all'insegna del principio fondamentale wikiano del verum et factum convertuntur, per il quale l'unico criterio certo per conoscere la verità di cui l'uomo possa disporre sta nel fare la verità, nell'aver fatto quel vero, appunto la corrispondenza verum ipsum factum, nel nuovo contesto di verità che Vico sviluppa, quindi di una verità dinamica, perché prodotta, fatta, creata e non già cartesianamente statica perché già data o trovata, alla metafora, in questo quadro, appunto, viene assegnata una funzione essenziale. Essa diventa parte integrante e fondamentale di quel processo creativo che struttura la realtà e le dà senso attraverso un dire originario in cui la comunicazione e la persuasione si intrecciano reciprocamente nella suggestione della parola evocatrice. Sotto questo profilo, come rileva Donatella di Cesare in un saggio dedicato proprio a Vico, la metafora, scriveva, non può più essere vista come un fenomeno linguistico marginale, essendo piuttosto parte integrante e fondamentale di quel processo poietico che struttura la realtà e la categorizza dando vita al linguaggio. In questa prospettiva generale si potrebbe davvero dire con Ricoeur che la metafora dà a pensare, possiamo dire, no? Nel senso profondo ed essenziale che per Vico la metafora è origine del pensiero e non suo prodotto, si colloca cioè nel momento genetico del pensiero stesso e in altri termini coessenziale del pensare allo stato nascente. È la metafora che produce pensiero e non il contrario. Il pensiero originario è pensiero per sua natura metaforico, è pensiero poetico, pensiero luminoso e pensiero complesso. A questo punto occorre comprendere meglio appunto il senso dell'universo poetico wikiano attraverso il tema specifico del linguaggio, no, che abbiamo appunto accennato finora. Attraverso quindi
l'elemento linguistico, un elemento che non costituisce un tema qualsiasi, un elemento accanto ad altri, ma il tema linguistico, il tema del linguaggio, rappresenta proprio la chiave di lettura principale dell'intera riflessione wikiana e in particolare proprio della scienza nuova, attraverso cui viene in chiaro la fondamentale, quello che lui chiama la fondamentale discoverta wikiana della natura poetica del linguaggio stesso, e questa è la discoverta wikiana. La sua importanza e centralità vengono del resto ribadite a chiare lettere dallo stesso Vico quando scrive dell'immane fatica che gli è costata l'acquisizione della sua nuova concezione della lingua, dice almeno 25 anni di continua ed aspra meditazione, perché non c'è cosa che involva maggiori dubbiezze e difficoltà della lingua, appunto, ma alla fine, dice, si è ritrovato finalmente ciò che tal primo principio è di questa scienza, qual è l'ABC e il principio della grammatica, quali le forme geometriche sono il principio della geometria. E quale sia esattamente questo principio, Vico lo formula esplicitamente in questo passo fondamentale dell'ultima scienza nuova, questo che vedete qui proiettato, dove si legge appunto: principio di tali origini e di lingue e di lettere si trova a essere stato che i primi popoli della gentilità, per una dimostrata necessità di natura, furono poeti, i quali parlarono per caratteri poetici. La qual discoverta, che è la chiave maestra di questa scienza, ci ha costo la ricerca ostinata di quasi tutta la nostra vita letteraria, perocché tal natura poetica di tali primi uomini, in queste nostre ingentilite nature, egli ha fatto impossibile immaginare e a gran pena ci è permesso di intendere. Tali caratteri si ritrovano essere stati certi generi fantastici, ovvero immagini, per lo più di sostanze animate o di dei o di eroi, formate dalla loro fantasia, ai quali riducevano tutte le spezie o tutti i particolari a ciascun genere appartenenti. Ecco, sembra un passo piuttosto denso, complesso, cercheremo di spiegarlo, ma soprattutto ritorneremo più avanti sulla questione fondamentale che qui si accenna, della impossibilità di immaginare e sulla difficoltà di intendere, no? Vedete, l'ho evidenziato, no? Dice impossibile immaginare e a gran pena ci è permesso di intendere. Ecco, torneremo più avanti su questo. Per ora concentriamoci sul fatto che la nuova concezione linguistica wikiana, appunto, prende corpo a partire da quella scoperta dei caratteri poetici, che sono stati, dice appunto, gli elementi delle lingue con le quali parlarono le prime nazioni gentili. Ora, cosa sono esattamente i caratteri poetici, o anche detti universali fantastici? Vico lo spiega chiaramente in quest'altro passo. Dice, i primi uomini, come fanciulli del genere umano, non essendo capaci di formare i generi intelligibili delle cose, ebbero naturale necessità di fingersi caratteri poetici, che sono generi o universali fantastici, da ridurvi come a certi modelli, oppure i ritratti ideali, tutte le spezie particolari a ciascun suo genere similianti, per la quale similianza le antiche favole non potevano fingersi che con decoro. In altre parole, se l'universale razionale si costruisce per l'astrazione per generi, proprio dell'età riflessiva, cioè attraverso una molteplicità di particolari dai quali la ragione successivamente astrae le forme e le proprietà generali, l'universale fantastico, al contrario, si costituisce con quella che Vico chiama la fantasia per ritratti, il che vuol dire che si esplica in maniera completamente diversa. Si assume come punto di partenza un'immagine particolare, presa nella sua concreta determinazione, la si ingrandisce con la fantasia, le si attribuisce un valore uniforme per quella tendenza naturale dell'uomo a dilettarsi dell'uniforme, cioè quella spontanea attività ingegnosa della mente grazie a cui riusciamo a cogliere delle connessioni e similitudini nella natura, quell'immagine particolare viene così ingrandita fino a trasformarsi in un modello tipico, in un ritratto ideale dotato di una universalità al quale tutte le singole immagini che presentano quella determinazione concreta vengono poi successivamente riportate. Insomma, la mente cortissima dei primitivi, cioè la mente appunto incapace di astrarre, di ragionare appunto in termini puri, assume come punto di partenza, come punto di riferimento un particolare che colpisce per una determinata caratteristica o qualità
E adesso, a questo particolare, col solo potere fantastico e ingegnoso della mente, si riferisce ogni altro particolare in cui quella determinata caratteristica o qualità si ripresenta. Nella Scienza Nuova del 25, Vico fa l'esempio di Ercole, in cui vi è infatti l'esaltazione fantastica della forza colta nell'immagine concretamente determinata dell'uomo forte, che nella mente poetica per primitiva diventa immediatamente l'immagine per antonomasia, quindi universale, cui vengono identificati tutti gli uomini che presentano quella qualità, la qualità appunto della forza. In questo modo l'universale fantastico diviene anche l'oggetto di una narrazione fantastica, che prende il nome di mito, una piccola favoletta appunto, una leggenda, in cui il paragone fantastico diventa una sorta di predicazione. L'analogia si trasforma in univocità e il particolare si fa universale. Costruiti così attraverso il naturale rinvenimento di somiglianze, i caratteri poetici non evidenziano soltanto la struttura analogica e ingegnosa che sta al fondo della conoscenza poetica, che la rende in grado di creare e istituire nessi e legami più disparati, ma esplicitano la natura essenzialmente veritativa anche della logica poetica, perché infatti avviene che la mente dei primitivi non si limita a cogliere solo rapporti di analogia nel reale, ma si spinge fino a identificare completamente soggetti e predicati determinati, dando così vita ad un vero poetico che, dice Vico, è in un certo modo più vero del vero degli storici, perché è un vero nella sua idea ottima, nella sua idea ideale. Dice, il vero degli storici, dice Vico, nella Scienza Nuova prima, è vero per capriccio, per necessità, per fortuna. Invece è vero universale è quello dei poetici perché è ideale. Da questo punto di vista, la novità della concezione linguistica vichiana appare tanto più rilevante non solo a fronte dell'oblio in cui la si è lasciata cadere, ma anche e soprattutto nei confronti dell'ampiezza, dalla consistenza della fronte di tradizione di pensiero contro cui Vico si scaglia, contro cui Vico reagisce. Una tradizione linguistica che secondo Vico andrebbe da Aristotele fino agli studiosi del Cinquecento, come Giulio Cesare Scaligero e Francesco Sanzio, dice Vico, cioè Francisco Sanchez. Una tradizione accomunata da una visione puramente convenzionalistica del fatto linguistico, derivante da un generale razionalismo logico, contro cui, da una prospettiva opposta, Vico si propone di evidenziare invece la natura creativa del linguaggio e invece appunto dimostrare così come alla genesi del linguaggio presieda un ordine intuitivo, fantastico, poetica, che per sua natura è estraneo ad ogni forma di intellettualismo o di mentalismo. Vico del resto è convinto che l'indagine della problematica linguistica aiuti non solo a gettare luce sulla natura dell'universo poetico, ma più in generale a comprendere la globalità del processo storico ed umano, così come viene descritto proprio nella Scienza Nuova, dagli albori dell'umanità fino alle forme più evolute del vivere civile, e a ricostruirne dall'interno le caratteristiche e le proprietà fondamentali. Fin dal De Antiquissima Italorum Sapienza, che è l'altro grande capolavoro vichiano, infatti, malgrado qui ancora Vico mostri presente un'impostazione intellettualistica della ricerca, che indaga l'antica sapienza della popolazione italica mediante le trasformazioni della lingua latina, con la convinzione che c'è una sapienza inarrivabile degli antichi e ci sono delle origini riposte delle lingue, Vico crede che il linguaggio esprima e rispecchi il senso globale delle esperienze di una civiltà e che quindi anche attraverso l'indagine sull'evoluzione della lingua, attraverso l'etimologia e la filologia, si possa ricostruire il quadro delle trasformazioni salienti della civiltà umana. Una volta così abbandonato l'impianto intellettualistico, dal diritto universale in poi, la ricerca vichiana si propone allora come il tentativo di ricostruire in maniera diacronica l'evolversi della civiltà, soprattutto nella sua fase più oscura e lontana, precisamente mediante l'esplorazione della lingua, delle sue origini, i movimenti, dei suoi principi, i quali non possono che coincidere con quelli stessi della poesia, perché scrive dentro l'origine della poesia, quali si sono qui discoperte, si sono trovate l'origine delle lingue e l'origine delle lettere. Vico, infatti, associa sempre lingua e scrittura, che sono, secondo lui, per natura congiunte.
Infatti la lingua e le lettere nacquero esse gemelle e camminarono del pari. Essendo le lettere il riflesso oggettivo del segno, la sua parte visiva, come per esempio, secondo Vico, il caso dei geroglifici. Ora, la stessa difficoltà di individuare la vera origine delle lingue si deve all'erronea convinzione tradizionale di considerare la poesia come una lingua impropria e quindi la lingua poetica come lingua propria solo dei poeti, mentre non si è mai dato credito al fatto che i linguaggi poetici potessero essere nati dalla natura delle prime nazioni, dice Vico, e non dal capriccio di particolari uomini valenti in poesia. In questo senso, come il modo di vivere la realtà, di immaginarla e di sintetizzarla da parte dei primi uomini delle nazioni gentili è un modo spontaneamente poetico, così il loro modo di esprimersi, di comunicare e di significare la stessa realtà è altrettanto spontaneo ed immediato. La stessa creazione poetica primitiva trova nel linguaggio il proprio elemento primario ed essenziale, che non può avere in sé nulla di arbitrario o di convenzionale, perché è nato dalla naturale esigenza degli uomini di intendersi tra loro. Esigenza che prima si soddisfece con atti muti, cioè con gesti, poi con oggetti simbolici, con somiglianze, metafore e da ultimo con voci e parole articolate. Analogamente alla distinzione per le tre età storiche, no? Le età divina, eroica ed umana, che costituiscono il ciclo del divenire dell'umanità, come noto, Vico infatti distingue tre specie di lingue che compongono il vocabolario di questa scienza. Quindi tre età umane e tre specie di lingue. La prima, dice, nel tempo delle famiglie, che gli uomini gentili si erano di fresco ricevuti dall'umanità, la quale si trova a essere stata una lingua muta per cenni o corpi che avessero naturali rapporti alle idee che si volevano significare. La seconda si parlò per imprese eroiche, ossia per simiglianze, comparazioni, immagini, metafore e naturali descrizioni che fanno il maggior corpo della lingua eroica, che si trova a essersi parlata nel tempo che regnarono gli eroi. La terza fu la lingua umana per voci convenute dai popoli, della quale sono assoluti signori i popoli, proprio delle repubbliche popolari e degli stati monarchici. Di questa mitica tripartizione temporale delle lingue, da questa tripartizione, ciò che emerge al di là di ogni dubbio è il discredito nei confronti della dottrina secondo la quale le parole trarrebbero origine a placito, cioè da atti convenzionali, possiamo dire, e quindi le lingue sarebbero il prodotto di una consapevole elaborazione intellettuale, perché questo entrerebbe in palese contraddizione con i principi della sapienza poetica originaria. Significherebbe paradossalmente, sintetizza Vico in maniera un po' spiritosa, dice, come se i popoli che si ritrovarono le lingue avessero prima dovuto andare a scuola da Aristotele. Contrariamente all'impostazione che attribuisce al sapere poetico primordiale un'attività di tipo logico-razionale, che non gli può appartenere, Vico fa allora valere la rivendicazione nel fatto linguistico di un legame necessariamente naturale tra la realtà da esprimere e il loro significato, di un naturale rapporto tra le parole e le cose, possiamo dire, secondo la teoria del parlare naturale e del significato naturale delle parole, che Vico farebbe risalire al Cratilo di Platone. Tale che nel linguaggio poetico originario il significato delle parole non passa attraverso alcuna mediazione formale. E che il segno linguistico abbia un'origine naturale e non convenzionale si desume dal fatto che per Vico esso deriva in primo luogo dalla reazione emotiva provocata nei primi uomini dal grande stupore iniziale di trovarsi di fronte alla complessità del reale e dalla naturale necessità di intendersi e di spiegarsi. In questa situazione, per la loro povertà di parlari e necessità di spiegarsi, incapaci come erano di astrarre generi intelligibili delle cose, ma dotati di vigorosissima fantasia, essi, questi primi uomini, poterono esprimersi dapprima mediante cenni, gesti, mutoli, significanti direttamente la cosa, poi attraverso caratteri eroici, similitudini, imprese, metafore, nei quali per la dottrina degli universali fantastici, pur mantenendo un rapporto diretto col dato particolare, il segno si fa carattere eroico, nato da contrazione di generi fantastici, diviene simbolo portatore di significato universale, assumendo valore ampiamente comunicativo e conoscitivo.
Quella che oggi si chiama l'arbitrarietà del segno linguistico si presenterebbe quindi solo a partire dai parlari per voci convenute, quindi cioè soltanto dalle lingue volgari. Quello che ora è interessante mettere in evidenza, in questo approccio diacronico che scandisce le tappe dell'evoluzione delle lingue, da un ordine spontaneo, naturale, ad uno riflesso e razionale, è l'attenzione che Vigo riserva soprattutto alle prime due fasi della lingua, la favella divina e quella eroica, che formano un corpo linguistico unitario, unitariamente poetico, che è in sé contrapposto alle lingue volgari. A quel significare naturale tra parole e cose, da cui si evidenzia l'originarietà e la preminenza della componente fantastica e poetica del nominare. Vico mostra in questo modo la vera origine poetica del linguaggio. Infatti, pian piano che si volgarizza, per così dire, la lingua perde i propri caratteri divini ed eroici, perde cioè creatività, sublimità, perde proprietà poetica, si cristallizza in un che di artificiale, possiamo dire, una sorta di convenzione, no? Di convenuto, ad uso prevalentemente pratico-funzionale. Tuttavia, per la sua natura originariamente fantastica, come abbiamo detto, cioè per il suo scaturire dall'età del senso e della fantasia, si può dire che il linguaggio mantenga sempre il proprio fondamento poetico, affondi cioè le proprie radici in quel primordiale universo mito-poetico da cui si origina ogni umano pensare e nominare. Sicché la vera discoverta linguistica vichiana consiste, a mio modo di vedere, nel fatto che, essendo la fantasia all'origine del linguaggio, essa viene ad essere a fondamento di ogni lingua, quindi anche di quella umana, quindi anche dei parlari convenuti, dei parlari per voci convenute, sebbene la sua identità, talmente differente dalle altre due lingue, pone delle difficoltà non trascurabili. Infatti, com'è possibile spiegare il passaggio del linguaggio poetico dell'età divina ed eroica nella lingua articolata e convenzionale dell'età umana, se non presupponendo una fondamentale comune origine fantastica di tutte le lingue ed un loro fondamentale carattere poetico che si perpetua in tutte le forme linguistiche? E ciò avverrebbe attraverso quella lingua eroica, che come lingua propriamente poetica, rappresenta il termine medio, il punto di connessione tra l'espressione naturale, la lingua divina, e la comunicazione articolata, la lingua umana. Quindi, possiamo dire, la chiave di volta che collega la natura da un lato e la cultura dall'altro, la sfera del divino e quella dell'umano, il corpo e lo spirito, possiamo dire. Infatti, proprio a questo proposito, lo studioso tedesco Günther Wolfhard scrive: «La lingua eroica sta nel mezzo tra lingua divina e lingua umana. Conformemente, essa è formata di lingua muta e articolata. La sua sfera è la sfera della mediazione tra divino e umano, tra corpo e spirito. Pertanto in essa si può forse riconoscere nel modo più evidente il carattere metaforico della lingua, che trasferisce il significato dal sensibile, dal corporeo, al non sensibile, allo spirituale. Questo carattere è il suo carattere simbolizzante, creativo di senso, poietico». Se è così, anche nelle lingue volgari si conserverebbe la traccia della natura poetica del linguaggio, in virtù del loro radicamento in quel tessuto mito-poetico originario che è già sempre al fondo di ogni creazione umana, che viene riportata alla luce nella locuzione poetica, nella migliore poesia anche dei tempi illuminati e colti, come li chiama Vico, come ad esempio nella poesia del toscano Omero, cioè appunto in Dante, che da questo punto di vista non si spiegherebbe se non con l'ipotesi che un ciclo di fiere passioni e di sublime poesia, quella dei tempi primitivi, che viene dapprima superato, poi fa il suo ricorso, ritorna appunto in un'epoca successiva. Inoltre, l'affermazione vichiana dell'origine onomatopeica anche della lingua articolata ribadisce, d'altra parte, proprio l'origine spontanea, naturale e non riflessa del linguaggio umano. Si deve perciò desumere, come annota Vico stesso nel capoverso 444 del suo capolavoro, che delle lingue volgari egli è stato ricevuto con troppo di buona fede da tutti i filologi che elle non significassero a placito, perché esse, per queste loro origini naturali, debbono aver significato naturalmente, valendo in sintesi il gran principio formulato nella dignità quattordicesima, secondo cui, se si vuole intendere la vera natura delle cose, quindi anche del linguaggio, si deve guardare alla sua origine.
Lì, infatti, è iscritta la propria essenza. Del resto, come tutte le formazioni storiche ed umane, anche le lingue, possiamo dire con una famosa dignità vichiana, appunto, anche le lingue, dice, scrive Vico, non si cangiano ad un tratto, ma per gradi e con lungo tempo. Ecco, con una preziosa e splendida similitudine lirica, Vico stesso asserisce il sostanziale mantenimento della natura poetica del linguaggio anche nei parlari dei tempi colti. Infatti scrive, eccolo qui, la favella poetica, come abbiamo in forza di questa logica poetica meditato, scorse per così lungo tratto dentro il tempo storico, come i grandi rapidi fiumi si sporgono molto dentro il mare e serbano dolci l'acque portatevi con la violenza del corso. Ecco, un'immagine molto significativa e anche molto bella questa. La conseguenza diretta di questo discorso, allora, è però che tutto questo, tutto ciò, finisce col mettere seriamente in discussione, in questione, lo stesso principio vichiano della distinzione delle lingue su base strettamente genetica, su fase appunto cronologica. Però questo non è affatto sorprendente che sia a un certo punto lo stesso Vico a sostenere la necessità della riconsiderazione dell'ipotesi della formazione cronologica dei diversi linguaggi corrispondenti alle tre diverse fasi della civiltà, alla luce di una più ampia prospettiva che si potrebbe chiamare di carattere fenomenologico. Infatti, molto chiaramente, Vico scrive: ora, per entrare nella difficilissima guisa della formazione di tutte queste tre spezie e di lingue e di lettere, è da stabilirsi questo principio, che, come dallo stesso tempo cominciarono gli dèi, gli eroi, gli uomini, perché erano pur uomini quelli che fantasticarono gli dèi e credevano alla loro natura eroica mescolata di quella degli dèi e di quella degli uomini, così nello stesso tempo cominciarono tali tre lingue, intendendo sempre andar loro del pari le lettere. Però con queste tre grandissime differenze, che la lingua degli dèi fu quasi tutta muta, pochissimo articolata, la lingua degli eroi mescolata ugualmente e di articolata e di muta, e in conseguenza di parlari volgari e di caratteri eroici con i quali scrivevano gli eroi, che semata, dice Omero. La lingua degli uomini quasi tutto articolata e pochissimo muta, perocché non vi ha lingua volgare cotanto copiosa, ove non siano più le cose che le sue voci. Ecco, in questo passo, davvero illuminante, anche se piuttosto isolato, è uno dei pochissimi passi del genere all'interno del capolavoro vichiano, in cui si legge chiaramente che le tre lingue, corrispondentemente alle tre età diverse, nello stesso tempo cominciarono, qui Vico è esplicito, Vico mostra piena consapevolezza delle difficoltà di una scansione strettamente temporale delle lingue, di una impostazione meramente genetica del problema linguistico, esprimendo invece la convinzione della necessità di un suo ripensamento su base appunto fenomenologica, che consideri quindi la complementarità nell'atto linguistico tra il momento poetico espressivo e quello funzionale comunicativo. Infatti, in una visione del linguaggio come attività unitaria, non esiste un prima e un poi, nel senso che la lingua a un certo momento è tutta poetica e si traduce in immagini e in un altro momento, come lingua articolata, possa indicare solo dei generi. Non si tratta più di momenti cronologicamente distinti della natura umana, ma di tre aspetti che si unificano in essa e che vanno nella direzione di un'idea di lingua come attività vivente e unitaria. Ora, un'interpretazione del fenomeno linguistico di questo genere ci consente di sottolineare l'esigenza vichiana di ricomprensione unitariamente poetica del linguaggio, nel cui atto viene così sincronicamente ammessa la convivenza tra l'attività fantastica del creare immagini e l'attività logica dell'organizzare le voci convenzionali, tra l'individuale esigenza espressiva, predominante ma non esclusiva delle prime età, e la sociale necessità comunicativa, predominante ma non esclusiva dell'età più tarde. Fantasia e ragione, quindi retorica e logica, trovano così una nuova comprensione in questa peculiare meditazione linguistica, che Vico stesso non a caso raccoglie sotto l'indice di una logica poetica, la quale del resto non è che quell'originaria sapienza poetica riguardata sotto l'aspetto del logos, cioè sotto l'aspetto del dire originario, sotto l'aspetto semantico-linguistico in cui i corpi, dai primi uomini immaginati come divine sostanze, trovano propriamente nome e significato.
la componente fantastica, ingegnosa, creativa del conoscere, e perciò da Vico riaffermata e convalidata nella lingua, nel cui carattere poetico è racchiusa l'essenza fondamentale. All'interno di questo quadro interpretativo, peculiare applicazione della rivoluzionaria dottrina linguistica vivichiana è la nuova interpretazione delle figure retoriche dei cosiddetti tropi, appunto, secondo la quale questi ultimi, sulla scorta di quanto fin qui affermato, sono chiaramente intesi non più come figure ornamentali del discorso poetico, artifici retorici in funzione estrinseca ed esornativa, elaborazioni concettuali regolate dai principi dell'ars retorica, ma forme più proprie del linguaggio umano, caratteri connaturati alla lingua umana primordiale. Essi nascono infatti assieme al linguaggio stesso e traggono origine dalla sua stessa povertà, dalla necessità di spiegarsi da parte della mente poetica primitiva, che è impossibilitata a farlo per via di figure e concetti razionali, ma può farlo solo per naturali rapporti di significazione. In questo modo la metafora, come abbiamo detto, definita la più luminosa, necessaria e spessa tra tutti i tropi, non nasce come figura retorica dei tempi colti, ma come elemento primordiale dell'espressione umana, forma sorgiva del conoscere, che per la sua capacità di significare cose e concetti astratti, altrimenti indicibili, poiché alle cose insensate ella dà senso e passione, è da considerarsi come una specie di racconto, appunto una piccola favoletta, come Vico la chiama, un mito. E la connessione col mito testimonia ampiamente anche della poeticità originaria della metafora stessa, del suo carattere sorgivo. Essa è infatti l'espressione massima dell'aurorale pensare poetico e non un traslato proprio dei tempi del riflettere con mente pura. La metonimia, invece, e la sineddoche, allo stesso modo, sono altrettanto operazioni spontanee della mente primitiva, che, corta di ragione ma prodiga di fantasia, incapace di astrarre le forme e la qualità dai soggetti, dà i nomi alle cose, dalle loro relazioni e qualità sensibili e dai loro rapporti fra il tutto e le parti. Un discorso diverso, invece, si deve fare a proposito dell'ironia, la quale implica una distinzione concettuale fra realtà e apparenza, tra vero e falso, che non può certo discendere dalla spontanea mente poetica, per la quale non c'è alcun dissidio, alcuna differenza fra il cosiddetto falso poetico e il vero storico, essendo la dimensione poetica l'unica realtà, anche storica, possibile. L'ironia allora deve far parte propria e propria dei tempi della riflessione. Alla luce di tutto questo, si deve perciò con Vico concludere che i tropi fondamentali, i quali finora si sono creduti ingegnosi e ritrovati degli scrittori, sono stati necessari modi di spiegarsi di tutte le prime nazioni poetiche, e quindi si incominciano a convellere quei due comuni errori dei grammatici, che il parlare dei prosatori è proprio e improprio quello dei poeti, e che prima fu il parlare da prosa, dopo il verso. I traslati non sono espedienti artificiali con cui ornare il discorso, accorgimenti letterari o ritrovati degli scrittori, ma mezzi espressivi e spontanei con i quali un'umanità pur lontana dalla nostra, che vive antropomorficamente e poeticamente il mondo, cerca di dare senso e parola a fenomeni e realtà tutta prima incomprensibili. Ora, ecco, per tornare alla questione centrale di quel superamento di un punto di vista, come dicevo prima, appunto meramente genetico e temporale, no, della scansione delle tre età storiche, che Vico ci ha lasciato intravedere nella considerazione del fatto linguistico, e con la necessità di questo superamento si deve porre anche ancora più decisamente nella considerazione del rapporto che Vico fa istituisce tra poesia e filosofia, cioè tra due forme di sapere profondamente diverse tra di loro, su cui Vico dibatte appunto in tutta la sua riflessione. Un rapporto questo che è difficile fin dal principio, dal momento che in tutta l'opera vichiana si presenta immediatamente una contrapposizione insanabile, una forte conflittualità tra due ordini conoscitivi che non sembra consentire nessuna possibilità di confronto o di discussione. Infatti, scrive Vico nell'Ultima Scienza Nuova, che è impossibile cosa che alcuno sia e poeta e metafisico egualmente sublime.
perché gli studi della metafisica e della poesia sono naturalmente opposti tra loro. Scrive appunto nella censura prima questo. Così come non c'è niente di più antitetico delle facoltà della ragione e della fantasia, scriveva già nelle orazioni inaugurali, perché la fantasia tanto è più robusta quanto è più debole il raziocino. Posto allora in questi termini perentori, il discorso sembrerebbe essere chiuso ancora prima di cominciare. Si tratta però invece di capire se quello che appare come un conflitto inconciliabile sia effettivamente tale, o se invece appunto non ci si trovi di fronte ad una questione un pochino più articolata che richiede una qualche ulteriore considerazione. Anzitutto, per provare a indagare questa difficile relazione, appunto poesia e metafisica, poesia e filosofia, è necessario proprio approfondire il significato della poesia, il concetto vigliano di poesia, che è quello più problematico. E infatti qua è noto come per il vigo della maturità, a cominciare quindi dal ciclo di opere inaugurato dal De Uno, la poesia non sia né una peculiare forma d'arte, né un determinato genere letterario, un'attività appunto esornativa, no? L'abbiamo visto, come abbiamo detto prima, ma quanto piuttosto una guisa primordiale della mente umana, e perciò è un criterio fondamentale dell'interpretazione storica dell'umanità. In questa prospettiva non è più la poesia come arte che viene tematizzata da Vico, come invece era ancora evidente nell'opera giovanile del Derazione, laddove la poesia appunto veniva intesa in maniera specifica come l'arte sermocinale e inquadrata in verità in maniera poco originale in un'ottica classico-intellettualistica di ispirazione aristotelica, quanto invece è il poetico come modalità essenziale dell'esistere umano, come un linguaggio proprio dell'umanità che viene poi considerato da Vico. Il che vuol dire che l'ordine poetico rappresenta il criterio fondamentale di ogni conoscere umano e umano significare. Intendere in altri termini la poesia come linguaggio proprio ed originario, vale a dire come necessità imprescindibile dell'essere umano, significa allora farne, da privilegio di pochi ed eccezione qual era, invece il carattere essenziale dell'umanità, un'attività collettiva, un bene comune dell'individuo, possiamo dire. Ma significa soprattutto fare della poesia non già un'arte qualsiasi, ma un momento conoscitivo in sé fondato ed autonomo, dotato anche della dignità dell'idea. Questo passaggio dalla poesia al poetico, possiamo dire, dalla poesia come sostantivo alla poesia come aggettivo, per riprendere la terminologia impiegata ancora recentemente da Renato Barilli, per esempio, se sembra avere qualcosa di paradossale in sé, è perché quando a partire dal diritto universale la riflessione vichiana comincerà a muoversi nella direzione dell'affermazione dell'autonomia del poetico, quest'ultimo non apparirà più come un discorso sull'arte poetica in senso stretto, ma come forma di sapere primigenia e indipendente, come una sapienza poetica originaria che in quanto tale smette di possedere una condizione aggettivale per assumere un ruolo primario. Se l'autonomia della poesia, da Vico affermata sia pure in un'ottica classica sin dal Derazione, rappresenta l'autonomia ristretta della specifica arte poetica, l'autonomia del poetico, sostenuta nell'opera vichiana maggiore, rappresenta più in generale l'autonomia del sapere poetico, vale a dire ciò che si potrebbe definire anche l'autonomia dell'estetico. A Vico è infatti sufficiente concepire la poesia come originaria e universale attività umana per fare di essa non più una singola arte, ma un modo fondamentale del conoscere, riuscendo così a liberare da essa ogni carattere posticcio e ornamentale, ogni orpello, e ad affrancarla anche dalla dipendenza da un ordine di riferimento intellettualistico, mentale, rovesciando in questo modo anche quella tradizione di pensiero bimillenaria che ha sempre inteso la poesia e l'arte come un'attività seconda, un'attività derivata. Ma a Vico non si può certo dire che faccia difetto la consapevolezza della novità e quindi anche la portata rivoluzionaria della sua scoperta teorica, giacché nella Scienza Nuova già del 25 affermava che nella sua opera si scoprono i principi della poesia tutti opposti, nonché diversi da quelli che da Platone e dal suo scolaro Aristotele, infino ai dinostri, dei patrizi, degli scaligiri e dei castelvetri, sono stati immaginati. E ciò evidentemente non rimane solo un'affermazione di principio, ma diviene un portato esclusivo della nuova scienza vichiana, in virtù del quale si rovescia tutto ciò che dell'origine della poesia si è detto. La polemica con la tradizione poetica classica
da un lato, con la sua ripresa in epoca moderna dei vari Francesco Patrizi da Cherso, Scaligero e Castelvetro, dall'altro, trova infatti la sua motivazione nel rifiuto vichiano della concezione della poesia come attività riflessiva, frutto di studio, ricerca intellettuale, oppure come un mero esercizio ludico e edonistico, e perciò inessenziale, di contro invece nell'affermazione della poesia come attività spontanea e naturale, quindi come forma propria dell'essere e del conoscere umani. Taglio un pochino, se no non finiamo più. Ora, torniamo appunto più direttamente alla questa difficile relazione che dicevo prima del rapporto tra poesia e filosofia, no? tra sapienza poetica e sapienza addottrinata, per dirla anche col linguaggio della scienza nuova. Non c'è dubbio che appunto che Envico, fin dalle opere giovanili, nel suo pensiero agisca uno schema dualistico positivo che evidenzia una netta separazione tra facoltà sensibile e facoltà razionale, e sottolinea la distanza tra due forme di conoscenza che da questa facoltà in primo luogo derivano. Nella sesta orazione inaugurale si legge «Nihila autem rationi magis quam fantasia adversatur», non c'è niente appunto di più lontano e diverso della fantasia dalla ragione. Topica e critica sono nelle relazioni collocate su due opposti versanti, vengono distinti il primo vero e poi vera seconda, e così allo stesso modo nel De Antiquissima vengono separate le facoltà del percepire, del giudicare e poi del ragionare, e su fino ad un passo famoso della scienza nuova prima, in cui tutto questo è riassunto in questo modo. Gli studi della metafisica, scrive qua, nella scienza nuova prima, gli studi della metafisica e della poesia sono naturalmente opposti tra di loro, però che quella purga la mente dai pregiudizi della fanciullezza, questa tutta ve l'immerge e rovescia dentro. Quella resiste al giudizio dei sensi, questa ne fa principale sua regola. Quella infievolisce la fantasia, questa la richiede robusta. Quella ne fa accorti di non fare dello spirito corpo, questa non di altro si diletta che di dar corpo allo spirito. Onde i pensieri di quella sono tutti astratti, i concetti di questa allora sono più belli quando si formano più corpulenti. Ed insomma, quella si studia che i dotti conoscono il vero delle cose, sceveri d'ogni passione, e perché sceveri d'ogni passione conoscano il vero delle cose, questa si adopera a indurre gli uomini volgari ad operare secondo il vero con macchine di perturbatissimi affetti, i quali certamente senza perturbatissimi affetti non lo opererebbero. Questo passo, indubbiamente, è una delle più felici formulazioni dell'estetica vichiana, come aveva notato a suo tempo Mario Fubini. Ecco, questo passo, dicevo, appunto, è perfettamente in linea con quell'altro, secondo cui, diceva Vico nella Scienza Nuova Ultima, qui finalmente il niuno poco uso del raziocinio porta robustezza dei sensi. La robustezza dei sensi porta vivezza di fantasia. La vivida fantasia è l'ottima dipintrice delle immagini che imprimono gli oggetti nei sensi. Questo discorso viene poi ripreso integralmente e confermato anche appunto nella Scienza Nuova Ultima, dove si osserva che è impossibile cosa che alcuno sia e poeta e metafisico egualmente sublime, perché la metafisica astrae la mente dai sensi, la facoltà poetica deve immergere tutta la mente nei sensi. La metafisica si innalza sopra gli universali, la facoltà poetica deve profondarsi dentro i particolari, il che corona quanto già embleticamente espresso nel De Costantia Philologiae, dove diceva filosofia invalescente, poesis infirmior, vale a dire che a misura che la filosofia si robustisce, la poesia si indebolisce. In una interpretazione che enfatizza la polarità di poesia e filosofia, lo stesso Renato Barilli, che citavo prima, ha sostenuto che la soluzione finale del pensiero vichiano consisterebbe in una sorta di dislocazione temporale, in diverse età storiche, del regno della poesia da un lato, in cui prevale il senso, la fantasia, l'arte, la retorica, e del regno della logica dall'altro, in cui predomina la ragione, il giudizio, il ragionamento e quindi la filosofia. Regni entrambi dotati di una propria autonomia e legittimità, destinati però a non incontrarsi mai su un piano di attualità e a trovarsi sempre in reciproca opposizione conflittuale e alternativamente inattuali l'uno rispetto all'altro. Insomma, il momento di massimo splendore dell'uno coinciderebbe così sempre con quello di massimo discredito dell'altro.
Di fronte a questa situazione, sostiene Barilli, all'uomo non resterebbe che vivere alternativamente ora la stagione vivida della fantasia, ora quella arida della ragione. Si andrebbe così ad una radicale polarizzazione delle due età e conseguentemente alla rottura della sincronia delle varie facoltà umane e al cedimento della sinergia dell'apparato categoriale. È ora immediatamente evidente che molti elementi del pensiero wittgiano, come abbiamo visto, sembrano condurre proprio nella direzione indicata da questa interpretazione. Però siamo davvero sicuri che sia assolutamente necessario vedere le due forme di sapienza, quella poetica e quella filosofica, come sfalsate nel tempo, insomma prima l'una e poi l'altra, oppure come siamo destinati a vivere in maniera alternativa o la forma appunto vive della fantasia o quella aria della ragione? Non si tratta forse di due modi diversi di organizzazione dell'esperienza che possono essere esperiti anche in compresenza? Anche perché questo sembra essere di fondo lo sforzo più grande del pensiero wittgiano, cioè quello di additare una riflessione ispirata da un intento unitario che mira a superare ogni forma di dualismo e a colmare la divisione, la frammentazione, cercando di coniugare il certo con il vero, Tacito con Platone e quindi i fatti con le idee. Sulla scorta di quello che abbiamo osservato fino a qui, crediamo infatti che nel pensiero wittgiano, emergente soprattutto nel suo capolavoro, vi siano delle ragioni molto valide che contribuiscono ad impostare il problema del rapporto di poesia e filosofia, appunto non tanto in termini di esclusione e di opposizione, ma proprio invece in termini di correlazione e di connessione. Esiste insomma una chiara continuità di poetico e filosofico, ben visibile se solo si considera il poetico non come mero dominio della bruta materialità, della passività sensibile, ma piuttosto, come abbiamo visto, vale a dire anche grazie agli universali fantastici, all'intuizione fantastica dell'universale, e quindi a fare della sensibilità come una forma di universalità, e con la dottrina dell'impossibile e credibile, il racconto fantastico diventa una sorta di vero che è più vero del vero degli storici, ed è il vero dei poetico, il vero ideale. A questo proposito, nella discussione sulla lingua, che come abbiamo visto rappresenta il momento centrale dell'indagine wittgiana, appunto, abbiamo visto che proprio una visione sincronica vi è questo lento confluire, come le acque dolci del mare, del fiume verso il mare, della lingua poetica in quello volgare. E quindi, appunto, dobbiamo immaginare anche in questo senso questo fluire, questa connessione di questi due momenti, perché anche come le lingue, tutte le formazioni storiche ed umane, appunto, non si cangiano ad un tratto, ma per gradi e con lungo tempo, come diceva appunto Vico. Infine, appunto, in qualche maniera, è come se Vico, ripensando in maniera fenomenologica, appunto, unitaria, queste due dimensioni che sembrerebbero così diametralmente opposte, sembra appunto invece additare un nuovo tempo presente, un nuovo tempo, un nuovo mondo, diciamo così, che è fatto contemporaneamente di una calda emozionalità poetica e di una lucida consapevolezza critica, un nuovo modo di pensare, di conoscere, che non a caso Vico raccoglie sotto la forma di una che Vico stesso chiama una logica poetica, appunto, che risolve in sé tanto la dimensione percettiva, intuitiva, fantastica della poesia, quanto alla dimensione concettuale, universale e razionale della logica, oppure anche in una formula che Vico chiama di un pensar poetico. Infatti si tratta di creare le condizioni per l'avvento del ricorso di questo ritorno, per fare in modo di un ricorso in cui questo modo di pensare, in cui il modo di pensare fiero e passionale degli antichi faccia ricorso nella fiacca riflessività dei moderni, possiamo dire, no? Si tratta di cercare di spianare la strada all'evento di questo ricorso, al ritorno di questo lontano modo di questo modo di sentire. Ecco, un ulteriore, e concludo, conferma di questa ipotesi, in conclusione, ci può venire proprio dalla rilettura di quel passo wittgiano che citavo in precedenza, dove si faceva riferimento appunto alla difficoltà di immaginare, dalla impossibilità di immaginare e alla difficoltà di intendere. Ecco qua questo passo che è fondamentale, anche di difficile comprensione per certi versi, no? Come dicevamo prima,
è affatto impossibile immaginare e a gran pena ci è permesso di intendere l'universo fantastico primitivo. Ecco, se questo è avvenuto, quindi è immaginare quasi impossibile, secondo Vico, questo mondo primitivo, e invece in qualche maniera ci sarebbe permesso di intendere. Quindi attraverso l'intelletto è più facile comprendere la lontananza dei tempi passati che attraverso uno sforzo di fantasia. Se questo è avvenuto, se questa difficoltà è accaduta, è avvenuto a causa della natura della nostra mente, che si è proprio allontanata via via dai sensi, dall'immaginazione poetica, diventando sempre più astratta e quasi spiritualizzata, privando l'uomo della possibilità di sentire intensamente, di immaginare e di pensare attraverso il corpo. È infatti evidente che la sensazione, sensatio e intellectus appartengono a due ordini conoscitivi differenti. Attraverso la sensazione si può immaginare e non intendere, mentre attraverso l'intelletto si può intendere ma non immaginare. Ma quando Vico ricorda che appena intendersi può, affatto immaginare non si può, come pensassero i primi uomini che fondarono le umanità gentilesche, sembra presupporre qualcosa di controintuitivo, perché saremmo portati a pensare che è più facile immaginare e più difficile intendere, costando meno fatica uno sforzo di fantasia che un esercizio di ragione. In realtà, ancora una volta, Vico intende evidenziare proprio le difficoltà, la pena di conoscere per sensazioni e immagini, quindi attraverso il corpo che attanaglia il pensiero astratto, il quale ha perduto ogni legame con la potenza della fantasia e la corporità del pensare. In questa prospettiva complessiva, e concludo, il capolavoro ultimo del filosofo partenopeo, La scienza nuova, porta a compimento la tendenza del pensiero vichiano ad accentuare questa dimensione poetica del suo pensiero e induce quindi a una ricomprensione su base estetica del rapporto di poesia e filosofia e schiude in sintesi la possibilità di una visione unitaria del sapere basato sull'apporto paritetico delle varie facoltà umane e sulla comprensione unitaria delle discipline e metodologie differenti, in grado di assicurare un vincolo ingegnoso tra elementi diversi e di saldare tra di loro aspetti e componenti lontani e distanti, cercando di ricomporre quel dissidio della modernità, quel dissidio epistemologico di sensibilità e di ragione, e cercando di unire la mente e il cuore, come diceva Vico, e cercando di dare appunto corpo ad una forma di sapienza poetica unitaria e coerente. Nelle ultimissime battute della Scienza Nuova, Vico scrive che l'uomo non è altro che mente, corpo e favella, e che la favella è posta in mezzo alla mente e al corpo. Quindi, alla luce di tutte le considerazioni che abbiamo svolto fino a qui, Vico sembra assegnare al linguaggio il ruolo intermedio in grado di colmare il divario tra il senso e la ragione, tra natura e cultura. La lingua verrebbe ad essere precisamente quel medium che nell'universalità fantastica della logica poetica consente al certo di passare nel vero, al particolare di transitare nell'universale. Come luogo intermedio, il linguaggio possiede comunque una propria autonomia. Quale formazione prettamente umana, esso si colloca al di là della semplice natura, ma non si spiega per intero con le categorie del pensiero razionale, si situa oltre la mera fattualità empirica, ma non è riconducibile all'interno della pura formalità ideale. Consente l'avvicinamento, il passaggio tra i due poli opposti del senso e della ragione, non confondendosi tuttavia né con l'uno né con l'altro, rimanendo in sé perfettamente compiuto come uno spazio poetico indipendente. Ed è allora in questa centralità poetica della lingua, o meglio in una più generale centralità del poetico, per cui gli opposti non si contrappongono radicalmente, né si mescolano indistintamente, ma trapassano in un che di intermedio tra immaginazione e ragione, tra senso e riflessione, cui Vico stesso assegna il nome di ragione poetica o logica poetica, che si deve rintracciare proprio la cifra eminente della sua riflessione e quindi la sua vera discoperta. Grazie. Scusatemi la lunghezza, insomma, non si riusciva. E ringraziamo il professor Patella per il bell'intervento e vabbè, apro subito la discussione, poi come al solito eventualmente intervengo successivamente, insomma non sto a fare troppe osservazioni, insomma chi vuole intervenire si può avvicinare. Thank you.
Buonasera, grazie mille per l'intervento, è stato veramente molto 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 bello. E, più che una domanda, diciamo, come dire, sono delle suggestioni. Ecco. Dunque, l'importanza del pensiero di Vico è tale da permetterci di porlo sul piano delle più grandi filosofie europee, nella misura in cui mi sembra che la sua filosofia, di contro, così come ha scritto anche Giuseppe Cacciatore, di contro alla tradizione della Civitas Dei agostiniana, mette in atto una laicizzazione e presentificazione della storia. Ecco, mi sembra che l'istituzione della metafora e del dire poetico come sedi originarie dell'evento storico sia una capacità che la mente ha di figurare nel senso della tedesca Gestaltung, ossia di porsi come concrezione che garantisce una centralità delle forme attuose dell'agire morale e della prassi politica nel corso dei processi storici. Una riflessione questa che poi mi permetto di osservare verrà seguita anche da Vincenzo Cuoco nella sua fallimentare esperienza politica rivoluzionaria, già che anche qui c'è l'elemento centrale della creatività delle connessioni che la mente produce nella prassi, ossia un dire originario, come lei ha detto. Io aggiungerei anche una sorta di pensiero materiale. Ecco, ma non solo. Infine vorrei sottolineare, in linea col fatto che, come lei ha osservato, ecco, la metafora produce pensiero, qui si anticipano anche certe filosofie del linguaggio che avrebbe esplorato Wilhelm von Humboldt. Già qui, cioè, si può capire come il linguaggio divenga un mondo che disvela la realtà tutta nella misura in cui il vero nesso delle azioni risiede nella storia della mente, dove è possibile, qui torno a Cuoco, trovare anche il complesso giuridico delle leggi, appunto secondo un'interpretazione giuridica e pratico-politica. E inoltre un'altra, diciamo, una richiesta invece di approfondimento è che invece sul rapporto tra Vico e l'illuminismo europeo. Grazie. Dunque, sì, le osservazioni che faceva prima sì sono condivisibili perfettamente, insomma, anche soprattutto il discorso sulla del valore della metafora anche in funzione di comunità, di funzione, possiamo dire, in senso lato politico e sociale, insomma, no? Come anche materialità, questo rivolgersi alla comunità, insomma, questo discorso in Vico è molto presente, quindi c'è anche qui tutto un filone interpretativo che insiste su questo aspetto, anche Cacciatore, no? Anche in questa direzione, certo. Anche il discorso dell'anticipazione di alcune visioni della filosofia del linguaggio di Humboldt, però Vico è abbastanza originale, perché poi Vico, come diceva qualcuno, scriveva in questo angoletto morto della storia che era la Napoli di fine Seicento, no? E però in questo vicoletto, in questo angoletto morto della storia è riuscito a immaginare le cose che altri hanno fatto dopo, insomma, no? E quindi in maniera assolutamente autonoma è inedita, insomma, quindi senza poi conoscere tra l'altro molto del dibattito europeo del suo tempo. Ecco, quindi anche da questo punto di vista il rapporto con l'illuminismo è una questione molto dibattuta nella critica, no? Ecco, ci sono c'è tutta una tradizione di pensiero che vede un rapporto diretto. Io devo dire che non sono molto favorevole a questa interpretazione, insomma, a questo legame di Vico con la tradizione illuministica, proprio perché a Vico manca la conoscenza del dibattito e del suo tempo, che si svolgeva per lo più appunto in lingua francese, in Europa, e che Vico non conosceva di fatto, insomma. E, anche se poi arrivavano, le notizie gli arrivavano indirettamente, no, per certi versi. Invece io, appunto, come ho cercato di dimostrare, vedo più diretto il rapporto con la dimensione del barocco, però certo un barocco non in senso storico, ma invece, come ho cercato di vedere, appunto un tutt'altra prospettiva, insomma, quindi legata a questa dimensione di una logica poetica, il valore della metafora, e quindi non in senso cronologico, perché dal punto di vista cronologico Vico è più vicino proprio all'illuminismo, l'illuminismo settecentesco, che non al barocco, perché Vico già via alla fine del Seicento, quando il barocco era bello già che tramontato,
però la sua formazione è di quel tipo lì, di quel tipo di cultura. Anche tutti i riferimenti appunto ai trattati di poetica e di retorica che Vico fa sono quei trattati del barocco. Quegli autori che citavo prima sono esattamente questi, quantomeno in questo dibattito, nel discorso della logica poetica, della metafora, del linguaggio. L'universo culturale di riferimento è quello barocco, secondo me, non tanto quello illuministico, anche se poi gli illuministi poi porteranno avanti le loro scoperte, che a volte anticiperanno anche quelle vichiane, perché Montesquieu parlerà anche lui dell'origine del linguaggio in maniera similare a questa di Vico, ma Vico l'ha fatto in maniera indipendente, no? Quindi senza conoscere il dibattito europeo, senza conoscere questo cuoco e tutti gli altri, insomma. Quindi questo dice ancora di più della novità, dell'originalità di questo pensatore oscuro, misterioso che è stato Vico, no? Che ha vissuto in maniera anche così tormentata e difficile la sua esistenza, e quindi appunto ha maggior ragione l'importanza della sua riflessione. Quindi, grazie alle sue riflessioni. Qualche altro intervento? Io volevo farle una domanda vorrei capire se in Vico viene fatta una distinzione tra fantasia e immaginazione, o se i due termini vengono usati con un'accezione simile. E poi, partendo da questo, in realtà volevo anche chiederle, per come mi è sembrato dalla sua spiegazione di aver capito, quindi per Vico, per poter immaginare bisogna comprendere, quindi l'immaginazione include anche il fatto di capire, comprendere, mentre l'inverso invece no, quindi il fatto di comprendere qualcosa non include anche il fatto di immaginare qualcosa. E quindi la mia domanda era se... Però non è un comprendere, però, ma è un intendere. Ah, ok, d'accordo. È un intendere, e l'intendere, Vico, è legato all'intelletto, a quel discorso che facevo qui verso la fine. Però, prego, sì, finisca. E quindi la mia domanda era se Vico, se nell'idea di Vico, appunto, intende l'immaginazione o la fantasia, quindi come ora le ho chiesto, come atto creativo, oppure come una rielaborazione di quello che lui conosce o intende, forse direi piuttosto in questo. Dunque, in Vico non c'è una distinzione precisamente netta tra appunto fantasia e immaginazione. Vico innanzitutto parla di unione di facoltà sensibili che provengono dal corpo, dice lui, che sono il senso, la fantasia e l'ingegno. Senso, ingegno e fantasia sono facoltà corporee. Memoria anche, c'è anche la memoria, pardon. Senso, memoria, ingegno e fantasia, esattamente, sono queste quattro facoltà, dice, quattro bellissime facoltà, li chiama Vico, che mettono le radici nel corpo e provengono dal corpo, quindi sono facoltà sensibili, prettamente sensibili, e quindi non parla di immaginazione, perché immaginazione si prevede che appunto sia una sintesi dei dati sensibili che poi vengono raccolti e rielaborati, e questi non farebbero parte della prima operazione della mente, quindi del momento iniziale del conoscere, che è quello che Vico lega al mondo della sensibilità. In un'opera che è appunto il Dantiquissima, Vico può invece distinguere tre forme di conoscere, che sono la sensazione, l'immaginazione e la ragione. Ecco, l'immaginazione in quel caso starebbe a metà tra le due dimensioni, quella della sensibilità e quella della razionalità. Però quando parla del modo di conoscere dei primi uomini, degli uomini gentili da cui noi tutti deriveremmo sostanzialmente, non parla esattamente dell'immaginazione. E poi, a quel proposito appunto della distinzione tra questo comprendere ed intendere, appunto le difficoltà stanno tutte nell'operazione che compiamo noi uomini moderni, diciamo così, tra virgolette, che abbiamo più difficoltà a immaginare che non intende, perché noi siamo figli della razionalità moderna, siamo figli del cartesianesimo e quindi siamo figli appunto delle operazioni intellettuali, quindi ci viene più facile intendere, comprendere, analizzare, distinguere, analiticamente scomporre. E invece ci viene più difficile immaginare come facevano i primi uomini. E invece però è questa capacità che dovremmo riscoprire.
questa capacità appunto di fortemente immaginare, così come facevano i primi uomini, anche oggi nei nostri tempi illuminati e colti, come dice Vico. E quindi quello che ci vuole è una complementarità di tutte queste operazioni, no? Perché tutto quello che ho cercato di dire va proprio nel senso del superamento, della dicotomia, della separazione tra questi momenti, no? Proprio perché non c'è mai un momento in cui è completamente pieno di tutte le capacità della mente di svolgere tutte le operazioni contemporaneamente. Abbiamo bisogno appunto di un lento transitare, abbiamo bisogno di un lento confluire delle varie attività, quindi di una considerazione organica, integrale di tutte le facoltà. Quello che Vico rifiuta, odia, diciamo così, è proprio la separazione cartesiana, la distinzione netta e quindi tutta la dimensione razionale, intellettuale, mentale, tutto a scapito appunto invece della fantasia, dell'immaginazione, ma anche, come dicevo anche prima, dell'occasione, della fortuna, no? Come diceva nel saggio lì, nel saggio sulle orazioni oratoriche, quindi dei casi della vita e del senso comune. Del senso comune, quindi del vivere quotidiano. Ecco, anche questa dimensione della vita quotidiana va ricompresa anche nella nostra attività filosofica, diciamo così, fa parte del nostro modo di essere e di pensare, e quindi andrebbe fatto oggetto di studio, diciamo così, no? E quindi ricomprendere anche questo aspetto. Okay, grazie. A lei. Ovviamente ti ringrazio per la bellissima relazione, ma io già avevo avuto modo di poterti studiare nel vero senso della parola, perché ho apprezzato moltissimo una monografia del professore del 2005 su Vico il postmoderno, quindi diciamo per me non è stata una sorpresa poterti ascoltare. Anche qui non ho parlato del postmoderno, però sì, tu infatti, mi solleciti ora su questo. Sì, quindi ti sollecito sul postmoderno. Bene. No, io ovviamente non ti solleciterò su altro, va bene. Allora, diciamo, vabbè, io mi ritrovo sicuramente molto su, ovviamente, questo rapporto col barocco di Vico. Che tipo di barocco è di quello di Vico? Appunto, non è il barocco dell'arte frivola, ma appunto è una visione del barocco diversa. Quindi mi ci ritrovo, ma non solamente nella metafora, nel linguaggio, anche nella concezione dello spazio. Se pensiamo alla dipintura che apre la scienza nuova sia del 30 sia del 44, appunto la dipintura coglie uno spazio barocco che è in antitesi con lo spazio cartesiano, completamente in antitesi. Non è lo spazio geometrico, ma appunto c'è lo spazio di Omero, della memoria, c'è lo spazio della metafisica. Quindi ritrovo moltissimo il barocco in Vico. Così come vedo la metafora, come diceva, non mi ricordo come si chiama, un autore francese che diceva: in ogni metafora c'è un piccolo mito, diciamo, in realtà, quindi la metafora è l'immagine, e l'immagine è proprio mediazione tra spirito e natura. Quello che diciamo, quello su cui ho sempre avuto difficoltà nella, diciamo, volevo da te un chiarimento nell'approccio vichiano, è proprio il rapporto filosofia-poesia. Perché il rapporto filosofia-poesia? Perché noi sappiamo benissimo, diciamo, nel De Razione, nel De Antiquissima, quanto lui insista sul concetto di poesia, addirittura paragona i poetici, i geometri ai poeti, la capacità del creare cose nuove. E come hai fatto vedere tu, insomma, in quelle citazioni della scienza nuova anche del 25, appunto la poesia appartiene ai fanciulli e quindi agli dei, nell'età degli eroi, quindi il saper dare senso alle cose insensate. E poi c'è invece quell'altra parte in cui lui sostiene appunto che poesia e filosofia sono strettamente separate, però esiste la logica poetica, quindi diciamo, il riferimento a Platone ha sempre trovato una mia grandissima difficoltà. Platone condanna la poesia, la condanna nel mito della caverna, strappa completamente la poesia e fa vincere il logos, no? Però c'è anche, diciamo, forse il Platone del Simposio e del Fedro che recupera
attraverso la bellezza un'immagine poetica. Allora io dico, quando si rifà in questo senso il riferimento al Platone dal punto di vista dell'estetica vichiana e della poetica vichiana, che riferimento è? Cioè, quale Platone lui recupera nella sua, vogliamo dire, logica? Già stiamo nella logica poetica, cioè già siamo arrivati al momento in cui per lui la poesia e la metafisica hanno trovato una sintesi, oppure il Platone che lui richiede, è qua il mio problema. Cioè. È un problema grande in effetti, perché in Platone c'è tutto il contrario di tutto, c'è la condanna della poesia, c'è la condanna dell'arte, no? Nel decimo libro della Repubblica, insomma, dice che i poeti andrebbero allontanati, i banditi dalla società. Però lo dice in maniera poetica. E poi appunto questa condanna della poesia e dell'arte in generale attraverso la scrittura, attraverso una forma di scrittura poetica, attraverso il dialogo. Quindi Platone è il più grande scrittore di miti e di leggende antiche, naturalmente, e quindi è il più grande scrittore poeta allo stesso tempo, no? Quindi è una contraddizione inerente. Sì. E questa contraddizione probabilmente c'è anche in Vico, perché oddio, nella sua estetica Platone, come dire, c'è e non c'è, perché secondo me è più diretto nei discorsi della poesia in riferimento ad Aristotele. Più che a Platone. Platone rimane un modello, rimane il punto di vista dell'universale, il punto di vista dell'idea che sta lì e che cerca di conciliare con Tacito, che è il momento della materialità, no? E però per il discorso dell'estetica, della logica, appunto, anche l'idea, non ho avuto alcun tempo di parlarne, sui principi appunto estetici dell'imitazione, dell'impossibile credibile, ecco, quelli sono tutti invece riferimenti che lui fa proprio rileggendo la poetica di Aristotele, dove lui trova i riferimenti per costruire la sua logica poetica più che in Platone stesso. Quindi nei riferimenti dell'estetica Platone secondo me non ci rientra, se non come un modello ideale, insomma, per come sì, perché autore, c'era non una, il dettaglio. Quella citazione adesso che è mostrata, appunto, che appunto dice si rifà a Platone e ad Aristotele a un certo punto nella Scienza Nuova del 25. Ah, sì, certo, sì. No, però lì era più una condanna. È una condanna, appunto, perché loro facevano parte della tradizione, che hanno sempre separato nettamente i due ambiti. Però appunto sì, poi in generale sul discorso del rapporto tra poesia e filosofia, che è un rapporto che, detto così, sembra risolto, sembra facile, però appunto in Vico questi tentativi di tenerle insieme sono rari, sono giusto quelle citazioni che ho portato io, quelle quando fa la metafora del fiume che scorre lento, delle lingue che confluiscono entrambe, ma altrimenti invece la divisione è sempre netta, è sempre assoluta, insomma. Però è pure vero che lui parla appunto di una logica poetica, e la logica poetica tiene insieme tutti gli aspetti. Sembra un ossimoro. È una contraddizione in termini che però tiene insieme i due momenti, è evidente così, e quindi il pensiero di Vico può essere interpretato in questo senso, tentativo di tenere insieme, pur con tutte le contraddizioni, con le difficoltà, no? Certo. Del resto Croce aveva dato una spiegazione quando appunto dice poi a questo punto nell'età del raziocinio non ci dovrebbe essere più poesia. Appunto, esatto. E quindi Croce se ne esce con la doppia verità, diciamo, con una teoria. Dico lo spiega con l'idea del ricorso, però. Con l'idea del poesia ricorso. Oggi è possibile perché appunto, se no Dante non sarebbe possibile, no? Il toscano Omero certo, è possibile il toscano Omero. Perché appunto nei tempi illuminati e colti fa ricorso quel tipo di poesia delle origini, quindi la possiamo attingere nuovamente a quella fonte lì anche oggi. E poi è bello, sì, non ho avuto il tempo di parlare dell'immagine, ecco, questa cosa hai detto tu, di pintura è fondamentale, cioè ti sarebbe da fare tutta una spiegazione, insomma, un intervento sul questo dell'immagine, e poi più in generale sul pensiero iconico vichiano, no? Quello di Vico è un pensiero iconico, pieno di immagini. Ma quella si apre dicendo videre prima di cogitare. Esatto, cogitare, no? Vedere, il suo è un cogitare e vedere, che tiene insieme tutti i due momenti. Infatti l'opera principale si apre con la scrittura, no? Con questa immagine che apre tutto. Se non l'avete mai vista, per chi non ha mai studiato Vico,
andatevi a messa vedere. Non l'ho messa, infatti. La dipintura è che fu fatta appunto da Vaccaro. Racchiude un po' in sintesi un po' tutta l'opera. Tutta l'idea dell'opera. Sì, l'idea dell'opera, infatti, racchiude sì, ed è, se la fece fare in due versioni, nel 30 e nel 44, sì. Da, come si chiamava, Antonio Vaccaro. Antonio Vaccaro, sì, l'incisore Vaccaro. Sì. Bene, grazie. No, a te. Io avrei solo una veloce domanda relativa al rapporto che intercorre tra le tre specie di lingua e tra queste lingue e gli eventuali oggetti ai quali si riferiscono, perché non ho capito, oggetti, nel senso si può dire che la lingua divina, quella eroica e quella umana non si rapportano ad una stessa oggettualità nel momento in cui sono simultanee, ma visto che c'è una sorta di rapporto fondazionale tra questi livelli, il primo livello costituisce l'oggettualità al quale si rapporta ad esempio la lingua eroica, mettendo chiaramente tra parentesi la contrapposizione tra corpo e spirito, eccetera, per cui le si vede già su una specie di linea e diventa un pochino più chiaro il discorso. Ma esatto, quindi abbiamo delle lingue che si rapportano in modi diversi ad uno stesso oggetto, oppure è l'oggetto che emerge tra in grazia dei rapporti tra queste stesse lingue. E poi insieme a questo volevo anche chiedere come mai non si può vedere, una domanda molto banale, ma mi è proprio sfuggito come mai non si possa vedere come piano più originario quello del silenzio divino, al di là del, appunto della questione del corpo, quindi del corpo contrapposto allo spirito. Come mai il livello più originario è quello della metafora che appartiene all'età eroica e non del silenzio che fa sì che possa sorgere invece il linguaggio articolato e convenuto degli umani? Sì, questa è bella quest'ultima questione del silenzio divino. Sì, perché poi alla fine sì, Vico è un pensatore cattolico, ma fino a un certo punto sostanzialmente, perché è sempre stato visto un pensatore cattolico, però insomma secondo me anche, qualcuno dice anche un pensatore barbaro, eretico, che è vero, insomma c'è anche molto di questo aspetto. Lui era sempre devotissimo, quindi faceva sempre queste dediche per ingraziarsi i potenti del suo tempo, però sì, infatti. E, però appunto c'è questo aspetto, quindi infatti il ruolo della provvidenza c'è, però sta sempre lì, sì, noi siamo garantiti che alla fine la provvidenza ci salverà sempre, però sta lì sullo sfondo, agisce da lontano, e alla fine invece sono gli uomini che si affannano, che soffrono, muoiono e quindi lottano, parlano, e quindi non c'è più il silenzio, questi sei dimensioni, perché noi siamo tutti figli, veniamo tutti dopo il diluvio universale, come bestioni ci siamo piano piano riaffacciati sulla terra e piano piano ci siamo ricontinuati a siamo riuniti in gruppi, piano piano in società, abbiamo formato famiglie, stati, eccetera, eccetera. Riguardo alle lingue, gli oggetti, secondo me qui Vico non è chiaro, perché è appunto una materia incandescente che lui neanche maneggia bene, appunto è, dice, una cosa che gli è costata una grande fatica per tutta la vita, ha riflettuto su questo, questa è la cosa più difficile da pensare, dice probabilmente. Secondo me è lo stesso oggetto che c'è in tutte e tre le lingue, l'oggetto è sempre lo stesso, e il problema è come ci arriviamo e come lo articoliamo, come lo diciamo questo oggetto, insomma. Come articoliamo il silenzio, come riusciamo a dire quello che possiamo dire, lo diciamo appunto attraverso degli strumenti diversi, ma il contenuto è lo stesso, secondo me l'oggetto del dire è uguale, cambia la modalità del dire, insomma, no? E poi però è anche vero, come appunto ho cercato di mostrare, che alla fine non possiamo nettamente separare la lingua muta dalla lingua articolata, il sistema naturale, presunto naturale, per quanto possa essere naturale un modo di dire, insomma, non c'è mai una corrispondenza diretta tra le parole e le cose, no? Questo probabilmente solo in Dio c'è, insomma, no? Il dire le cose, il nominare le cose è già farle essere sostanzialmente, no? Negli uomini non può essere così, no? Però io immagino che possa essere in questo modo. Quindi dobbiamo immaginare come ci sia un prevalere di alcune modalità in una prima fase, poi invece una fase intermedia in cui convivono i due momenti e poi prevalere nell'ultima parte. Quindi a mio modo di vedere
l'oggetto è sempre come articoliamo il silenzio, possiamo dire, con la sua suggestione, se vogliamo. Ma proprio esatto, perché non possiamo separare nettamente le tre lingue, nel momento certo. In cui nella metafora, io ho usato il termine oggetto, lei parlava però di cose effettivamente, noi instauriamo delle relazioni tra cose, esatto, queste cose però cambiano. O comunque si manifestano in maniera differente. No, ma le cose sono quelle che sono attorno a noi, sono quelle che stanno intorno alla natura, quelle che l'uomo vede attorno a sé, tutte quelle che vede attorno, e che nomina a partire da quello che l'uomo conosce, cioè le parti del suo corpo. Il corpo è al centro, il corpo è il punto di partenza di tutta la riflessione vichiana. Qui io non ho avuto modo di farlo, il mio primo libro su Vico è dedicato tutto al corpo, per esempio, anche in quest'ultimo libro che ho scritto su Vico c'è tutto un capitolo dedicato al corporeo. Il pensiero di Vico è tutto un pensiero corporeo, dicevo, quelle facoltà immaginative sono facoltà corporee, noi nominiamo a partire dal corpo, noi parliamo per esempio dei piedi della montagna, parliamo della bocca del fiume, quindi nominiamo quello che sta attorno a noi, il mondo e le cose del mondo, a partire dagli organi del corpo, quelli che conosciamo meglio. Quindi c'è questa è poi una forma antropomorfica, un modo antropomorfico di parlare, di esprimersi, perché al centro c'è la corporità umana. Grazie mille. A lei. Io invece ero suggestionata, diciamo, dal legame tra Vico e il postmoderno, dato che nella mia devo replicare una cosa. No, mi rendo conto che probabilmente sviscerare l'intero argomento sarebbe lungo, però dato che mi sono occupata proprio della teoria postmoderna, in particolare di Jameson, in riferimento alle teorie di Jameson e Al Foster, dicevamo come il linguaggio appunto in Vico assume una funzione di mediazione tra natura e cultura, e mi chiedevo questo come in una prospettiva, diciamo, forse più complessa, relativa chiaramente al nostro reale mediatico, e faccio riferimento anche al cosiddetto linguistic turn, alla messa in questione del segno e dei significanti e di tutte le pratiche postmoderne, insomma, penso a Rauschenberg, penso insomma a tutta una serie di autori che hanno messo in luce proprio questi problemi, come possiamo ripensare, diciamo, come si collocherebbe Vico all'interno di questo paradigma. E poi mi chiedevo se in Vico, tra le varie, diciamo, non si faccia qualche riferimento alla figura dell'allegoria, perché penso in particolare ad un saggio di Craig Owens, dove lui rilegge il postmoderno proprio alla luce dell'allegoria, e fa riferimento anche a Benjamin, chiaramente al dramma barocco. E anche in questo senso mi chiedevo se ci potesse essere un parallelismo tra barocco e postmoderno, dato che anche il postmoderno è stato considerato, e lo è tutt'oggi in parte, neobarocco, assolutamente, ma come un periodo anche di decadenza, di l'arte come copia, come recupero puramente formale di stili passati, insomma, ripenso a tutta quella polemica lì, e insomma, un po' di suggestioni. Sì. Sì, no, grazie. Dunque, no, a suo tempo, quando io ho riflettuto sul rapporto appunto tra Vico, barocco e postmoderno, non avevo riflettuto invece sulla questione del linguaggio. E invece un altro punto in comune che ha Vico col postmoderno è proprio questo che possiamo chiamare questa iconic turn, questa svolta iconica, quindi questa importanza della centralità del linguaggio. Parlavamo di pintura prima, dell'immagine, il ruolo delle immagini, delle metafore, sono tutte legate a questo qui, quindi questo è un aspetto centralissimo. Sì, in quel libro mio ne accennavo, ma insomma invece andrebbe essere riscritto alla luce di tutta questa problematica che è fondamentale, che poi appunto è la scoperta più importante e decisiva, insomma, del postmoderno. E quindi anche l'allegoria andrebbe riletta da questo punto di vista, e Vico ne parla certamente, anche legato al discorso della metafora, quindi senz'altro. Invece il mio riferimento al barocco, che teneva insieme il barocco e il postmoderno, era il fatto che
come dicevo qui, era legata alla dimensione dell'ingegno. L'ingegno è esattamente questa capacità, questa facoltà di tenere insieme le cose lontane e diverse, e quindi unire cose impossibili che sembrerebbe che non stanno in piedi, e invece appunto Vico come elemento intermedio sta tra il barocco e questa apertura a un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di conoscere, che ora è stato interpretato dai postmoderni, che appunto tiene insieme queste dimensioni che sono al di là del razionalismo, al di là della visione cartesiana, al di là della distinzione naturale, eccetera. I miei autori all'epoca di riferimento non erano tanto Jameson, Owens, eccetera, ma era più che altro Lyotard, il padre del postmoderno, quindi il teorico della nuova visione del sapere postmoderna, quindi l'importanza per esempio del tema del sublime. Ecco, il tema del sublime è un altro tema anche centralissimo. Jameson, comunque, anche Jameson, ne parla, certo. Sublime è un'altra categoria del barocco che riprendono anche i postmoderni, quindi ci sono tutti elementi in comune, no, che andrebbero sviluppati più diffusamente, infatti sicuramente, insomma, sì, tutti gli studi appunto anche sulla svolta iconica, linguistica, e sicuramente. Certo. No, che rimettono poi al centro anche l'idea di immaginazione, di un'immaginazione aperta, certo. E il tenere insieme più dimensioni, penso anche poi all'idea al saggio di Krauss sul campo espanso, no? Beh, lei si riferisce poi alla scultura, all'idea, no, che c'è ci sono nuove forme di rimediazione e a cui l'arte si sta aprendo, che tengono insieme, diciamo, vari problemi. Sì, no. In Vico c'è molto anche di questo, insomma, no? Andrebbe sempre riletto con occhi nuovi, sicuramente. Non è che possiamo trovare tutto, insomma, però alcuni spunti è possibile trovare, proprio grazie a questa categoria dell'ingegno che ci consente di mettere insieme quello che insieme non sembra stare, no? Però il bello è questo, insomma, il bello del barocco è questo, insomma. Grazie. Grazie. Non è tardi? Un pochettino, sì. E vabbè, è veloce? Sì. Vai. Non ho rubato tanto tempo. No, visto che si è nominata la... Vabbè, fa parte del discorso in modo ampio, ma si è anche nominata la questione dell'ingegno. E mi interessava sapere quali sono i riferimenti di Vico per appunto la costituzione di questa idea di ingegno. E in fondo penso magari alla rilevanza di questa facoltà, insomma, di questa capacità umana nella tradizione retorica in Cicerone. E poi tutto sommato è una facoltà che ha avuto grande rilevanza anche in seguito, magari anche in modo si è un po' tenuta anche un po' sotto traccia, nel senso che non è, però effettivamente in Vico emerge in modo palese, e quindi insomma volevo capire un po' i riferimenti. Grazie. Sì, no, i suoi riferimenti sono quelli della tradizione 500esca, sono quegli autori che ho fatto riferimento, a cui ho fatto riferimento, Peregrini, Castelvetro, Graziana, anche se Graziana non lo cita esplicitamente, però di questi pensatori barocchi lui distingue tra l'ingegno e quelle che sono le acutezze che sono invece, come dire, delle figure che sono troppo spinte, che vanno troppo in là e mancano di un radicamento con uno dei due termini del discorso. E quindi, come dire, il suo è un barocco moderato, insomma, così, no? Quindi l'ingegno va bene, che collega questi due aspetti, però a volte può scadere nelle acutezze che sono invece completamente irrelate, insomma, mancano di un fondamento, e nei confronti di queste ha delle remore, diciamo così. E, anche se non ci sono dei luoghi esatti dove Vico parla di questi passi, di questi momenti. C'è nel trattato delle istituzioni oratorie, c'è un riferimento alle acutezze, alla metafora, all'ingegno, c'è nel De Antiquissima, e gli autori sono questi, non c'è altro, insomma, perché poi Vico rielabora tutto, insomma, lui accoglie una montagna di elementi, di materiali, testi, corpus linguistici, e poi li rielabora, li rimaneggia, e poi alla fine si perde anche il momento di partenza, non si sa da dove gli viene quella,
quell'immagine, perché poi lui appunto la rielabora autonomamente, diciamo così. Quindi è difficile seguire passo passo dove porta. A volte ci sono i riferimenti, a volte no. Nel caso dell'ingegno questi sono gli autori, insomma. Grazie a lei. Allora, direi che avrei alcune questioni, però magari gliele pongo successivamente in... sì, la lascio liberi, insomma abbiamo tirato un po' lungo, scusate, quindi direi che... No, vabbè, figurati. E quindi, vabbè, noi ci vediamo domani, insomma, meditate, gente, e insomma... per qualsiasi questione, ne discutiamo insieme domani. Ringraziamo moltissimo il professor Patella di averci...